Ma esiste ancora sto meme? Cioè, ormai Ronaldo si sta quasi. Vabbè, non penso. Qualche altro anno ancora e forse si ritira. Non mi è mai piaciuto come meme, però va bene. Buonasera a tutti, rieccoci qui con una nuovissima e freschissima live. Ritorniamo con la Cuphead. Sto dicendo Cuphead, però è giusto il gioco di parole con Coop. La Cuphead insieme a Beatrice, che adesso si è alzata dal letto perché è stanca. Buonasera, Beatrice. No. Tutto bene? Dormito bene? Non ho dormito, sono stanca e La tua basta. anima ha dormito, tu però mi sembri molto. Perché ti sei abbassato così tanto? Perché mi piace più basso. Beatrice! Come Come mi permetto? no, la mia Ecco coperta. qua. Eh no, perché io mi devo mettere la mia giacchetta. Per stare bene. Comunque, buonasera Kala, pillole Okachan alias Kako. Come state comunque? Tutto bene? Che avete fatto di bello oggi? Tu che hai fatto di bello, Bea? Oh, Ok, ottimo, fatto. piacere. Andiamo avanti. Mi Comunque, ha colpito. cioè? Perché? Non. Quindi, dicevi, che hai fatto? È normale. È proprio così lei di natura. Beh, giusto, beh, i tuoi diritti valgono. Quali diritti? Diritti delle bea. Delle bee? Ma piantiamola, ma si. Ma che diritti? Quindi, cosa hai fatto? Ah, lo vuoi sapere quindi? Sì, era per Ah, scherzare, per un non po' di qua. voglio fare la scena, sì. Ma ci Trincetto. mi permetti? Ho fatto delle cose per le fiere, ho risposto delle mail, ho sistemato dei pennelli. Pennelli? Pennelli. Pannelli, ok, non pennelli. Pennelli. Ho dormito un pochino. Abbiamo visto un po' di Cuphead. Insieme a Dario. Aspetta un attimo! Mi mancava Cuphead, lo ammetto. Come serie, non come gioco. E niente. Ecco, cos'è che hai fatto sostanzialmente per le fiere? Concreto, ecco. Ho risposto a delle mail. Ho fatto dei nuovi pannelli. Ah, quello che era incluso nel bradam delle fiere. Fatto questo. Ma che cazzo è? Ma perché? L'ho Cos'è? A stampato. stampare? Ma sono piccoli, non ci vanno i portachiavi qua su, sono troppo piccoli. Poi ho scritto delle cose. Il Savix è gli stessi giorni del Como Fan. E mo? Però Devi Savix scegliere. è gratuito. Anche Como Fan è gratuito, sì. Ed è a Como. E là ci guadagni tanto. E poi a Savix mi hanno detto che posso solo vendere i disegni che faccio in loco. Che cazzo vuol dire loco? In loco lì al momento. E basta. Per far bacos. Veramente ci E io stavi scrivo. pensando? No, non Un conviene. pochino Como Fan sì. tutta la vita. Però devo chiedere allora per il Como Fan perché È ancora ancora. presto. Ma più o meno. Devono finire il Megacon. Manco è cominciato. Se no, vi faccio male. Ci abbiamo pure una minaccia. Io vengo lì e ti. Vuol dire che posso sparare a una persona? Sparare di affetto, nel senso, capì? Abbracci, cose, Ho roba. tutto di incanto. Quindi, ecco, cosa ne pensi del fatto che Incanto sia stato un film così tanto sopravvalutato? Sottovalutato. È stato un sacco sottovalutato incanto. Perché? Se lo sono cagati in tre. Ma almeno capisci perché ha avuto questo discreto successo? Non si nomina Bruno. Perché ha avuto questo discreto successo quindi? Perché c'erano delle canzoni belle. Quindi è bello per le canzoni? E basta, non è nient'altro. Ci sono i colori, ci sono i I personaggi, i sassi. Interessante. sassi sono anche molto belli. Interessante.
Bubù di Magdala? Madrigal, che Magdala? Buonasera, Samuele da Valentino Rossi. Cosa ci fa da Valentino Rossi? Sì. Vedi, si è fatta suora. Sì. Ci manca solo quello, guarda. Veramente ci manca solo quello. Ma ti dirò, mi sento parecchio fiacco e stanco. Voi invece, quella parola fiacco mi ricorda molto Mystery Dungeon, il primo. Non so perché. Una parola che non ho mai usato in vita mia e l'ho sentito solo in quel gioco. Comunque tutto bene, un po' stanchino. Oggi ho dormito perché ne avevo bisogno. Ne ho ancora bisogno, lo ammetto. Però poi, come ogni sera, si dorme. Quello non è di incanto, Bea. Tu non mi hai fatto prendere il peluche di Mirabel? Ma perché spendevi tanti soldi poi? Non avevi veramente bisogno. Però Annie mi ha fatto prendere il peluche di Tasso Rosso. Ma tu non manco ti piace Harry Potter, Bea. Mi piace. Allora, nominami almeno 3 incantesimi. Vediamo quanto si fanno. Comunque che c'è morto. Strunza. Che la buchi. Voglio di cringe. Tu madre. Altre cose di incanto. Basta! Siamo qui per altro, per Cuphead. Comunque, io sto meglio per fortuna. Riccardo si è ripreso dalla febbre e io spero stanotte di riuscire a leggere, che stasera non sono riuscito. Vabbè, c'è ancora il tempo adesso, no? Non puoi farlo adesso? Più episodi collab con Ben arrivo. Perché sta cosa, perdonami? Cioè, da che... Cos'è che te l'ha fatto pensare, perdonami? Non ho capito. Quelle sono interezioni in napoletano, capito? Sono inserzioni in napoletano. Non puoi fare pubblicità. In napoletano, tra l'altro. Comunque non farlo mai più. Mi è partito un orecchio, aspetta che lo recupero. Aspetta, perché è partito l'orecchio? Mica per il sound? Dimmi di no. Ah, Dirio, lo sai che settimana scorsa avevi le orecchie da gatto? Ecco, con un'applicazione cambiamo l'icona di Twitch con lo screenshot. Come l'icona di Twitch con lo screenshot? Devo aver paura? Secondo me sì. Mi sa che devo aver paura. Però sono curioso, ecco. No. No a no, cioè. No, siamo in una domanda seria. Era alto sto sound sì o sì? Giusto perché finisci il pollo e ci provo. Ah, finisci tu il pollo, ok. Tutto bene, Miki? Un po' stanchino, un po' sonnato. Te come stai? Sì? Ma come sì? Ma che palle, ma veramente? Non faccio più, vi giuro, con questi cazzo di mixer. Ma poi io non tocco niente. Che sono così alti, sti cosi? O sei tu che sei sensibile? Che palle. Ma qual è? Sound alert dovrebbe essere. Lo abbasso, che cazzo ti devo dire? A 60% po'. Ma vuoi scherzare? Andiamo al 30% po'. La metà. Non ti preoccupare, dire voleva essere abbattuta. E non mi ha fatto ridere come abbattuta, Samu. Lavoraci meglio sopra. Io sono esattamente come ieri. Ah, quindi non ti sei proprio ripreso per un cazzo, sostanzialmente, Samuele. Ma ci stai guardando dal visore, no? Ho capito. Mi ha un po' confuso sta cosa. Non riesco a rimanere in serio. Volevo lasciare questo silenzio imbarazzante per ancora più tempo. Non ce l'ho fatta. Ma che balla ipnotica. I'm fine. Ma se mi hai leccato gli occhiali ti uccidi.
Ok. Bubu Cat in Blanket from the Ghetto. In spaghetto language. Non so come fartelo vedere. Ricordo vorrei fartelo vedere. Fai uno screenshot e mandalo su Discord se riesci. Mi sono diviso e sto scrivendo con le mie dita. Tu sei pazzo. Tu vivi nel futuro, nel 2034 vivi. Ma com'è possibile sta cosa? Giusto scrivere così nell'aria? Ti rendi conto? Cioè, ma stiamo scherzando? Che bro. Cioè, quindi tu mi vedi come se fossi vicino a te? Non mi abbracciare, che ho freddo. No, ho caldo. Il futuro è qui. Okami? Cosa? O caldo, Okami. Okachan. E Kami non c'è. Oh, cavolo. E che capelli da pazzo. Oh, Camilla. Vabbè. Bubu Gatto nella coperta del ghetto. Ma me l'ha tradotto veramente? No. Mi sento stupido. Cosa? Il mio vicino è Diderio. Diderio. Diderio Rina. No, no, quello è Totoro. Dov'è lui? Non c'è lui. Non c'è lui. Preso. Vieni qua. Guarda come resiste. Dov'è Lullu? Eccola Lullina. No, raga, oggi abbiamo scoperto una cosa. Non era ieri notte. Non lo so. Non mi ricordo. Ha un dente scheggiato. Ha perso un dentino. Amore. No, la stai ferendo. Ma com'è morbida? È morbida, calda. Cristo. È caduto? Tutto. Vabbè, tu telefono, non fa niente. È arrivato a noi. Ciao. Come ti è uscito sto ciao? Ma com'è che all'improvviso scatta modalità panico dentro di te quando sei in live? Cioè, sembri diversa, sai? Anche tu sembri diverso quando sei live. Vabbè, cerco di fare più lo streamer. Se no, tipo da content creator, sai, robe. Scare, come dicevo. Scare. Modalità nifty. Cazzo. Cazzo. Ma gli crescono i gatti? Non credo, ma secondo una teoria sì. Parlare del dentino. Il dente. Sì, secondo me cresce un po' come le unghie, alla fine sono uguali, no? Sono dei denti. I denti non crescono. No, però scusami, eh. Le unghie sono fatte di calcio, come le ossa, così come anche i denti. Quindi, se ti si spezza un dente, ti si dovrebbe ricrescere anche l'artiglio. Cazzo ho detto? Non l'artiglio. Artiglio Dario live pagliaccio Dario Earl. Oh no, devo starlo a dire. No, che mi fa ridere quelle emoticon del tipo fermo, immobile, in posa. Non è vero, non sono così. No, non sono così Earl, sono diverso, ok. Sono simile a quello che sono adesso. E non sono un pagliaccio. Non ti permette mai più di darmi il pagliaccio. È perfetta per essere una gatto pirata, allora. Rar. Glielo stacco il dente e gli metto uno dorato, così è meglio. Almeno che sia un dentino più carino ed è un pirata, no? Dove okay. Siamo da pirata a carnevale? Con quei costumi. E c'è solo il davanti. E la manina che si muove così mentre cammina. Ti fa ridere, vero? Sai che i gatti soffrono in quel momento? No, ti fa ridere la sofferenza dei gatti, vero? Senza cuore sei. Senza cuore, maledetta. Sì, sì, certo, ok, sei l'anima della festa, palese Pozza Napoli. Ti sporco il tappeto da esterno, il tappezzino, il tramezzino, no, come si chiama? Come cazzo si chiama? Cosa? Il tappeto quello che si mette fuori. Sgabuzzino, no. Come cazzo si chiama? Tappeto, no? Tappeto. No, Zerbino. Zerbino. No, che porco rosso. Si chiama Zerbino. Non ho capito per quello che ho scritto se mi hai risposto. Sì, è che ti sei distratta, hai guardato il gatto invece di quello che dicevo. Tappeto è benvenuto. Ecco, effettivamente ha più senso così, perché ti dà il benvenuto, ecco. No, ti ho detto, fai lo screenshot e mando su Discord. Era quello che ti avevo detto. La prima volta non ho preso pallonati, in che senso? Sto piangendo a causa dello show con i bidoni con le lampadine. Eh.
No, ho capito, mare fuori con delle belle idee. No, fa schifo. Comunque, Dr. Wu, no, stava, minchia. Ti stavo dicendo, minchia, Linka, vediamolo, però se è Dr. Wu, no, col cazzo che lo guardiamo. Ero confuso anche io. Ammetto. I Dalek di Dr. Wu, Derio. Ah, ora ho capito, effettivamente sembra. Allora, per me sono tipo degli R2 di due pezzotti quelli. Li chiamo così. E qua faccio incazzare un bel po' di persone, sia da un lato che dall'altro, secondo me. Però non ce la faccio, non riesco a non vedere dei due, R2 di 2 con delle lampadine addosso. Vedi, pure Samu ti ha tradito e mi ha dato ragione. Samu, ma come spacci, ma ti permetti di dare ragione a noi? Che poi si atteggia quello. Ma che fanno molto ridere? No, aspetta, ho detto un'altra cosa prima. Vedi, io so i messaggi. Io li leggo sopra, sotto. Faccio un'alternativa. Ciao Bea, vuoi dire anche tu qualcosa o continui a stare in silenzio? Aspetti solo di giocare e basta, questa è la Io live. sto aspettando di giocare. Beh, sai che ci deve essere anche un po' di contatto con le persone che scrivono in una chat? Un po' di intesa, no? Un po' di relazione, amicizia. Non sono solo delle visualizzazioni, sai? Hanno dei cuori, tatakae. Facciamo pat pat, vabbè. Ma no, c'era anche a te il pot Un culo, pot. l'hai perso. L'hai perso, Dario. No, c'era ancora. L'hai perso. Il treno passa solo una volta, che poi non è vero, è una cazzata questo, non passa una sola volta, passa più Posso volte al giorno. dire che ho tolto i punti dietro la schiena e mi sento molto meglio. Aversi i punti, come su LOL. Quelli li perdo sempre. Ok. Bene. Adesso sto bene. Sto meglio. Oh, comunque. A scuola sono caduto e ho No. sbattuto la. Ahia! È normale che fa ancora un po' male? Non so quanto possa essere normale, ma se è stata bella tosta la botta, forse un controllino sarebbe ottimo. No, hai ragione, vai a fare in culo, Kami. E buonasera, sì, Cyberpunk sottofondo, un anime molto sopravvalutato che fa schifo al cazzo, ma con delle buone musiche. Devo dire che fa schifo perché così faccio contento. A me piaceva questa canzone prima di scoprire appena 2 secondi fa che era di Cyberpunk. Non ho ancora vista la serie, però. Sei una merda. Tu te la sei vista da sola? Ma c'era Rebecca, beh. Chi a cazzo era Com'è, chi questa? cazzo è? È quella ciaccarella con i codini, guantoni, alla dai. Ah, Che. capito. Rebecca. Non ti posso dire nulla perché sono spoiler. Nel caso volessi mai recuperartela. L'atteggio già di base, no worries. Ma in che cosa dovresti esattamente atteggiarti, tra l'altro, giusto per capire, ecco, verso di me poi. C'è Lulu sullo schermo. Lulu! Lulu. Oh, che carina Lulu, Lulu è carina, È no? carina Lulu. Comunque, Lulu. ma basta. Lulina. No, Bea vuole giocare, ha ragione. Bravo. E stasera non giocheremo perché io decido qui. Decido io qui. Ho io il potere. Se volessi potrei anche terminare la diretta qua in questo. In tutta sta. Giustizia per Bea. Bea, mettici un po' di Giustizia. enfasi. Porca puttana, sei senza Guarda, emozioni. Lulu sta giocando. Ah no, non stava Mi sembra un po' rincoglionita, ad essere sincero. Lulu, vieni giocando. Sembra qua. Ecco come qua. me. Amore. Ma così non si vede. No, Ecco qui. ecco. Sì, ho così lo vedo. Aspettate, vorrei avere l'accetto perché sennò. Ecco qua. Oh, che carina. Oh, carina, guarda che scema. Gioca con il. Gioca. Cioè, che scema. Cioè, ma prenditi la Twitch, gioca con quello. Che ti fa con l'accetto? Madonna, sei proprio scema, mamma mia. Non capisco proprio i gatti. Boh, vabbè, comunque. Sono caduto piano, quindi fa. No, però ti fa comunque male, quindi. Non lo so, una controllatina magari non fa male. Meno male, Bea, sono contento, tu ti senta meglio. Più o meno, non so, non mi sembra così tanto felice di vivere. Capisco, quindi hai preso. Hai peso? Hai peso la classifica? Ah, hai perso la classifica, sei tornata a legno, onestissimo. Rimettiti presto, chiuti. È difficile, vero? Raga, emotivamente distrugge LOL quando perdi i punti su con le ranked. Tipo, fluidi a 60 fps, in che senso? Sei caduto a 60 fps, buono però.
Dario fissa il vuoto intensamente e pensa a CPC. Minchia, veramente quello sto pensando in quel momento. Porca miseria, come ho fatto a capirlo? Odio Lulu. Perché odi Lulu, Kami? Ah, ci sta però, un po' stronzetta. Dai, fai caricare Bea sui... brigati. Torna quando saprai scrivere, Noè. No. Poi potrai parlarmi. Bene, il chilling. Un po' troppo, però, effettivamente. Non mi piace questa sensazione, Bea. Che sensazione? Che sei troppo chill. Tu non devi stare chill. Sono stanca. Ma stanca di cosa? Di quando? Di perché? Ma ti rendi conto che le cuffie di Sonic qua, c'è scritto Sonic ed è rosa. Ciappa, ciappa. Angura, vabbè. Ah, questo è il trash nuovo. La gente non capisce, però è decontestualizzato. È la skin di trash di League of Legends. Il trash nuovo, sembra tipo, come ne so, i creatori di The Lady hanno fatto una nuova serie. Il trash nuovo. È antipatico come Maria, ma Marisa Laurito a quelli della notte con Renzo Arbore. Dai, ma come ti permetti? Tu sei Marisa Laurito, zio. Scusa, Lulu. Eccolo. Chi è? Ah no, costa troppo. Non è pu- no, che fa? Dormi. Lulu, no, sveglia. Sveglia, Lulu. Lulu. Ma non è com'è morbida, è morbida il mio gatto. Pazzo, vado a chiamare l'autorità. Quindi siamo contenti. Good youtuber. Hey, bella per l'ex di sottofondo. E te l'hanno appena rovinato un cipiciapa. Ma chi l'ha riscattata? Ah, Noè. Brava Noè. Puzzi di culo. Brava Noè. Ma infatti non vuoi finirla, soffrimi le mie fofferenze. Devo mettere gli occhiali, se no mi bruciano gli occhi. Forza. Sì, che Bea capisce la cultura. Bea capisce la cultura. Quale cultura? Dipende che cultura. In genere non usare... Ah, ma ti stai leccando il pisello, ok. Finanzio le cose qua. Porca puttana, 92.000 punti, ho paura, lo ammetto. La cultura di gatti, capisci? Cipi, cipi, ciapa, ciapa. Mamma mia, Bea, mi stai facendo diventare estremamente triste. No, ma che... È perché tu mi trasmetti tristezza con questo mood. Ma c'è Marco, buonasera Marcotino, Marcotino, Marchino, Marchetto, Marcuno, Marco De Marchis. Raga, ho poca energia pure io. Bea mi sta risucchiando l'energia. Cazzo, potevo metterti il dito in bocca mentre sbadigliavi. Sarebbe stato bello, però. Molto divertente. Se i punti valessero euro mi potrei comprare una casa. Pensa un po', tu puoi guadagnare soldi solo così. Andando a vedere le live di qualcuno che dicevi che... Ah sì, buona fortuna con le live. Non capisco perché uno dovrebbe guardare live su Twitch. E poi hai 92.000 punti Stream Elements. Mettiti vergogna. Te lo rinfaccerò a vita, Noè. A vita, cazzo! Lasciala stare. Popi, popi! Lasciala stare. Altrimenti? Devi lasciarla stare. Questa canzone mi piace tanto. Sai di cosa parla? Little Dark Age parla. Della Little Dark Age. Sai cosa vuol dire? L'era. La piccola era oscura. Sì. In un certo senso. Non ti mette un po' di... Non so, malinconia. Sì, un po' di angoscia. Tristezza. Un botto. Io la piange. Molto triste. Raga, peni. Investirò gli astrodomanti i bitcoins. Fallo, vediamo quanto guadagni. Vediamo quanto sei capace. Sono un clown, lo accetto. Il disonore sarà sempre con me. Ma anche il bullismo è confondi con me fino alla fine della fiera. Le mongit cut dereo. Ma guarda, sta parlando con Celeste, va. Con Madeline sta parlando con quella bastarda, guarda. Quella bastarda di una voglia bastarda. Ma Bea è carina. Bea è carina o... Oh, carina. Attenzione, attenzione. Qui le cose delle carte cambiano così, eh. Al mio occhio adesso mancano altri 0,25 gradi. Cavolo, inizia a far freddo lì. Gradi, capi? Perché perde gradi, scendono i gradi, quindi va freddo. Questa è la testa di Dario. Vai, fallo, sto qua. Fallo. Sto qua, Bea. Fammi male. Fammi male, Bea. Vediamo se sei capace. Patetica. Sei patetica.
Sei brava a parole. Ma quei pugni non come te la sai cavare. Sto sentendo. Quei pugni codardo. Non ho capito. Io non ho capito. Ma che vuoi che dici che hai capito? Non ho capito. Io ho bisogno di affetto, invece che è successo? Posso sapere che è successo, Marco? Che è successo? Se ti tocca la lingua mentre sbadigli ci rimani proprio malissimo, perché è come se non avessi mai sbadigliato. In che senso? Cosa è successo? Ma lo sbadiglio era vero a me. Adesso mi sento strano. Mi sento come fossi un idiota ad averlo fatto. Marco, mi hai fatto fare una cosa idiota? De sbadiglia se de riesce... Oh, vedi. Ma sta a posto, Sage. Sto prendendo un po' di confidenza, un po' troppo, secondo me. Cioè, io ho capito. Piano, eh. Piano, che vi... La gente mi preferisce a te. Che sei donna. Sei femmina. Sei pure gay. Capisci? Sei tutte quelle cose che rafforzano le minoranze. Quindi tu sei più vicino alle minoranze. Io sono un maschio bianco. Che schifo. Etero. Lo si sa. Lo hai dato sapere. No, che schifo. Ma ho fatto finta, era finto. Oddio, perché erano cambiate le luci per un attimo? Perché io manipolo le luci. Ma un potere fantastico. Adesso i miei occhi mancano 0,25 al sinistro e 0,75 al destro. Beh, non prendere per culo Marco, non ti permettere. Sei scema, sei pazzita, io non ce la faccio, io non voglio riprendere Cuphead, non posso farlo. Merda, vado a chiamarli, ma chi, i carabinieri? Come scusa? Cosa scusa? Chi è? Beh, chiudi ripetutamente gli occhi se hai bisogno di qualcuno. Ora non soffrire, dai. No, io sono la vittima. Io sono la vittima. Lasciatevi stare. Vaffanculo. Cazzo, ridi, cretino. Ridi da solo, ridi, scemo. Stavolta ho sognato di... Vabbè, cioè, cazzo di... Ma che cazzo di sogni? Scusami. Così sogno tipico americano. Ah, terroristi, boh. Vabbè, ci mancavano i comunisti. Ma sta zitto, non permette mai più. Guarda, il fatto che saltava via la webcam e tutti vedevano quello che succedeva. Non come vedere i corpi nudi dei cadaveri che abbiamo qui dietro. Oh no, Angel nudo. Raga, scusate la mia mastodontica ignoranza, ma se vado all'All-You-Can-Eat di sushi, pago solo il menù pranzo e posso prendere quello che voglio, oppure devo pagare pure le portate? Ma una domanda seria, perché in quel caso, se io te la prendo come domanda seria... Se c'è una domanda il seria... microfono davanti, non vedo. Cristo, spostalo! Mamma mia! Dicevo, sì, ecco appunto, se è seria... Puoi mangiare tutto quello che vuoi, ma devi finirlo. È quello il problema. Solo che io ho visto alcune persone che in realtà hai sbagliato come cosa, ma mi fa anche un po' ridere, che se non ce la facevano a finire le cose, le mettevano nelle borse. È sbagliato? Sì. Fa ridere? Sì. È sbagliato farlo, forse? Secondo te, Bea? Ti fa ridere come cosa? Portarsi via a casa del pesce fresco in mezzo al riso bianco, nello zaino che sporca tutto e sbrodola di brutto, Bea? Stai trattando male. Non ti sto dicendo un cazzo. Dario, schiocchia le dita d'olte se ti stanno puntando una pistola da dietro la cam. Hola. Cioè, immagina se uno deve leggere questa cosa mentre succede, capisci? Poi schiocchi e poi pom, ti spara. Oh no. No, comunque non sono io che punto il ferro qua. Ho mangiato la pasta di cena. Ma è tipo una ricetta, cos'è? Non ci riesco, è troppo divertente. Cos'è troppo divertente? Ah, beh, ah, sei antipatico a cala. Ah, godo. Scusa, non ho risposto alla domanda, sono stato di meglio. Ma che ho il naso che sgorga come una fontana?
E vabbè, ma tu. Prenditelo tu. Diciamo che è strano, visto che comunque sta facendo un botto caldo, eh. Poi non so se voi che vivete nella pianura padana sentite questa fragranza proprio di schifo nell'aria. Che sto vedendo molto, molto di più la cosa del che in pianura padana si respira un'aria orribile che fa molto più male di quando uno beve l'alcol e fuma nelle sigarette. Ed è bellissima questa cosa. Mi fa molto piacere, infatti io sto pensando poi di mettermi mascherina, perché oggi proprio ho sentito questa cosa. Io vivo nel pisciato io d'Italia. Ovvero? Ah, Como il pisciatoio, giusto? Perché Como il pisciatoio, scusami? Perché ci pisciano? Pisciano nel lago? Per quello il pisciatoio? Pisciano nel lago? Che fanno? A parte buttarci i cadaveri, cosa fanno nel lago di Como? No, per dirlo, ci Ah, sono ok. quei cadaveri che galleggiano Poi dicono a e Napoli. Vabbè, basta. ci sta. Molto meno perché vivo fuori città. Bastardo. Maledetto. Vabbè, però c'hai le tarantole in casa. Che schifo la pianura padana, tu fai schifo. Anche la pianura padana, però tu fai più schifo. Ti punti fino da solo dietro la cama, devo chiamare la polizia o lo psicologo in questo caso? Cami, vedo come. Che fa questo? Sei scemo? Sei pazzo? Ma perché doni 2 euro così? Opa! Boom, Ma poi così a caso? A che non è scopo? molto, ma è un lavoro onesto. Vabbè, forza Napoli. Che Boom! Forza Napoli! tra l'altro domani sera gioca contro il Barcellona in casa. Beh, in Champions League. Secondo te cosa farà il Napoli domani? Farà un po' schifo, temo. Mi dispiace. Come hai detto che ti odio? Perché ti voglio bene. Io ti ho portato questo. Ma se dice che fa schifo? Scusa, perde valore così. Io dico sempre Forza Napoli, Ma però. dici per percularmi. Non è vero. Forza Napoli. Napoli nel cuore. Ha un po' ragione. Forza Napoli. Tornatene nelle fogne, Juventino. Non lo so, un po' così, di base. Allora, però c'è una cosa bella di oggi. Sono uscito con un mio amico fino alle 6:50, precisissimo. Ma che cazzo hai fatto? Aia, Vabbè, dicevamo. Ed è stato bello perché siamo andati. ciao È Dario, uscito. ciao Bea. Ciao, Cocco, buonasera. Come stai? È stato bello che siamo andati a un centro commerciale non così tanto grande. Ad un parco con le bici. Abbiamo fatto anche le salite e discese con le bici. È stata una bella giornata Gioiosa, gioiosa. che bravo. Dai, sono contento però perché comunque ti sei fatto una bella attività all'aperto. Hai respirato un po' di aria tossica della pianura padana, appunto. Però sei stato in compagnia, dai, ti senti più, mi fa piacere, Marco, mi fa piacere sentirti dire queste cose. Non so parlare, perché non so parlare secondo te? Devi parlare più piano. Ma non mi viene, mi riesco a parlare Dai. veloce, non ce la faccio, Bea. Questo è mio. Oh, Come me l'hai no? tolto dalla È il mio testa. corazon. Comunque, nel centro commerciale ho cercato di prendere uno Stitch pupazzo in quei cosi che non funzionano con il coso. La macchinetta con l'artiglio. Tipo, Vane ha sbagliato, ha preso per sbaglio un Super Mario e me l'ha regalato a me, quindi adesso lui è il mio migliore amico, il pupazzo. Non Oh. il mio amico. Però ha vinto qualcosa, che cazzo. Oh, minchia, è Infatti, difficile vincere. qualcuno, Beh, dai. ha vinto un Ciubecca. E non volevo Ciubecca, volevo un'altra cosa. Vedi, si E l'ho vincono sempre con. regalato a Dario, anch'io faccio questa Ovviamente, cosa. ovviamente. Devi vincere i FNAF, beh, i peluche FNAF. Vincerà domani di sicuro, eccola là. È persa, ha perso il Napoli. Era essenziale sapere che giocava contro il Barcellona. Ma scusa, c'è una città spagnola. Tanto i napoletani hanno detto che vogliono staccarsi dall'Italia per trasferirsi in Spagna. Non so come, però prenderanno tutto lo spazio, tutto il pezzo, tutta la crosta della provincia di Napoli e la staccheranno per andare fino lì. Napoli vince sempre, soprattutto col cuore, mamma mia. Che coraggio a dire ste strozzate, Cami, veramente. Ti voglio bene perché sei speciale. Sta zitto, provochi malattie terminali alla gente che ti rimane attorno semplicemente esistendo. Vieni qua, fate abbracciare. Vieni. Non ti faccio niente, dimmi se sono qualche tubercolosi forse. Oggi è scamanato, ieri mi baciavo pure il culo un altro po'. Top 10 betrayal, dire che Napoli fa schifo. Ah, ok, ho letto dire, ma io come faccio a leggere? Shoes are broken and broke, so the light, Sarah. Si è attivata? Then Si è attivata. Vabbè, comunque.
Vabbè, a parte Emily Smash, comunque, ti denunzio. Ma come mi denunzi, scusami? Io ti odio, sei tu quello di me che mi tratti male. Comunque, qualche settimana fa sono andato ad un candy shop. E ho scoperto che esiste la mostra al gusto caffè. Che... sì, lo sapevo, però non so, mi fa cacare come a pensare solo all'idea. Come minimo poi cacchia fisica. Mica veramente. Oh, signor. Ho vinto un pillole di gamer, mi dico. In che modo hai vinto un pillole di gamer, caro chillozzo Twitch? Per farci capire che sei su Twitch e non su YouTube. Buonasera, caro. È la versione tarocca di pillole di gamer. Pillole da gamer. È Smash lei, eh. È loot e Smash. Mamma mia, got girl proprio. Non possiamo ancora continuare perché Bea sta continuando a giocare a cantare. Qua proprio mi fa sudare freddo, Emily. Comunque, dicevamo. Senti, devo passare ad insultarti in modo pesante a essere il tuo N1 fan a botta. Tu non sei il numero 1 fan qua, eh? Attenzione. E lei è la numero 1, in teoria dice. Mi ha chiaramente detto Dario Puces che devo cantare sto pezzo. Ma ha guardato proprio malissimo. Ah. Comunque, appena finito Beyond Two Souls. Molto carino quel gioco. Lo giocai anni fa. L'ho recuperato. Su PlayStation 3. Molto bello, molto bello. Consigliatissimo. La gente mi vince. Ora sono importante. Sei importante? In che senso? Da quando sei importante? Comunque Bea dice che è il numero fan mio. Idratazione, avevo proprio siete. Dario interpreta Adamo. Peccato che non so l'inglese. E già non so cantare in italiano. Interior music di Azmi Nodel, ma budget. Sul canale Dario. In che senso ma budget? Che vuol dire ma budget? Perdonami. Dunque nel candy shop il cuore è entrato in tachicardia perché ho visto i cereali americani colorati con i marshmallow. Uno dei miei obiettivi di vita completati. Buoni, ma c'è di meglio. Cioè vuoi mettere, che ne so, i pan di stelle, gli abbracci. No. Non penso proprio. Budget si du... No, che duce! Hai scritto l'altra parola. Comunque, per quelle produzioni low cost. Ah, ok. Quindi stai dicendo che io farei una cosa low cost. No, ma come cazzo ti permetti? I soldi ce li abbiamo per fare le cose. Mi sono dimenticato di mandarti una canzone a casa oggi. Giusto, effettivamente un giorno me ne devi mandare. Nel senso che sono molto importante. Da quando? Perché ti ergi a tanta importanza tu? Comunque, dai, continuiamo. Cominciamo il gioco. Abbia, va. Ci stiamo tutti. Ah, si stava scocciando, si stava rompendo il cazzo a parlare con voi, Bea. Perciò lei, beh, vedete, Bea non pensa al contenuto su Twitch, ma bensì pensa solo di giocare. Non funziona così Twitch, Bea. Ma io volevo un biscotto, io volevo giocare. Grazie, Cami, per avermi mandato un'altra canzone che non ascolterò. Non è vero, l'ascolto. Ti tipo gli danni che cade Linkin Park. Effettivamente le cover indiane me le devo ascoltare tutte. Sai che bello. Addio ragazzi, dopo questo tipo mi stanno condannando per apologia e tra poco finisco a testa in giù. vabbè, alla fine com'era? Meglio porco che fascio. Un grande porco rosso. Mi raccomando, ricordati la categoria Derio. Non sei mia mamma. Non decidi per me, ok? Lo faccio come Emily con Sera. Chi si chiama Sera? Serafina? Emily si chiama Emily. Che cos'è? È un'Emilina? Ah, Emiliana si chiama. Niente, ci pensi, sì, sarebbe Emilia, Emiliana. Nome di merda in italiano. Ma ovviamente chiedo scusa a chi si chiama Emilia o Emiliana. Cioè, guarda dove si è incastrato il cuore. Oh, tra di noi. Se dovremmo...
Beh, di meglio da fare, è una live da mandare avanti. Mica pensa a Barcellona contro il Napoli. Ha ragione. No! Ho sullo schermo, mamma mia. Vaffanculo. Io penso al Napoli quanto voglio, ok? Guarda sto filo. Che fastidio, toglielo. Prego. Non posso toglierlo né da qui. Ma cazzo è possibile sta cosa? E c'è il nodo. Il nodo da tutte e due le parti. Comunque. No, è aia senza l'H. Sciocca. Aia! Ecco, bravo. A posto fatto. Ok. Rieccomi, scusate, tutto colpo di un forno che ci ha venduto di una pessima marca. Si è staccato una manopola, quindi si può spegnere solo staccando la corrente perché lo spegni. Aspetta, ci credo tutti, che rottura. Aspetta, che contesto stavolta? Ecco, sbagliato, vabbè. Dario, ho un tumore nell'occhio. Se c'è da Napoli un tumore? Tu come non scendi a Napoli, eh? Ti lascio qui con i gatti. Comunque, andiamo avanti, va. Fanculo just chatting. Si sente che sono stanco oggi, eh? Vabbè, comunque è stata una piacevole chiacchierata. Ora potete andare via, che adesso giochiamo. Vero, Becca? Rebecca, Rebecca intendevo. Ora ti chiamerò Rebecca. Ah 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 ah, Bea, ah ah, cazzo ridi. Non assecondarla, che lei poi fa il pagliaccio ancora di più. Ma perché ha attaccato? Lo devo attaccare? No, no, lascialo così, è wireless tanto. Ips strong together, vero? Chi è? Che scemo, che se passa? Ma che cazzo fai, zia? Ma che fai? Quindicesima resub! Ah, mio! Dagli, ma dagli cosa? Non dagli qua! È fuori luogo, beh. È veramente fuori luogo. La smettiamo? Non ho capito. La smettiamo? Io dico sempre forza como. Lo dico forza como. Parlo, frate, frate a me, frate a te, no, in comasco, che non so perché voi non ce l'avete il dialetto. Che c'ho il dialetto? Senza anima siete. Senza identità. Siete uno sputo sul territorio italiano. Avete il lago, che poi manco si chiama Lago di Como. Si chiama Lago Lario. Vi appropriate di una cosa che non è manco vostra, visto che è diviso con altre località, sia italiane che non. Pezzenti. Fate pagare l'ira di Dio per cose di bassa qualità. E noi con una pizza del cazzo che vale più di ogni pietanza che avete, un euro. Le pizzette del cazzo. Forza Napoli. Comunque, dicevamo, giochiamo. Mi vuoi bene, beh? Abbastanza, meno male. Siamo passati da non ad abbastanza. Non ho aggiornato Steam. Maledizione. E... stai zitto, Dario. Torna quando perderete contro il Barcellona. Oh, sei quella puttana lurida. Bastalo! Ma non mi toccare il microfono. Noè, non ti permettere. Non ti permettere, Noè, di mettere in mezzo il Napoli, il calcio, che a te non te ne frega un cazzo del calcio. Cazzo? Ma che si rige? Ma t'ha posto. Prego, guarda, smettila, non continuare così, Bea, stai peggiorando. Solo che... Bea, stai peggiorando. Bea, smettila. Comunque c'è Doom Eternal a 9 euro, giusto per dire. Che non comprerò ancora. Mi permetto e come? Dunque, dicevamo. Come stai, Asia? Come sta andando la vita lì nelle terre del Sol Levante? Ci ha messo un totale di 5 secondi ad attaccare il cavo. Comunque, io non... è speciale, Bea. No, è arrivata Asia, tutto in coperta. Hai fatto esci, hai cliccato su esci, ti giuro. Ma non stavo guardando, dai, ero in blind. Con o senza DLC? Non lo so, non ho guardato. Mi fare domande complicate, per favore. Minchia, per 9 euro fidati dovresti, ma è un gioco banale, cioè... praticamente un DLC intero, cioè c'è Doom. Non dire agli altri di non permettersi, Dario. Torna quando sarai il protagonista. Process. Cioè, c'è Doom, no? Doom Eternal è un po' come Zelda... il secondo, no? Con il primo, cioè... siamo là, è uguale la situazione. Oh, abbiamo superato la metà, Becca! Oh! Prata! Oh. Leggi. Io non vedo più il tuo messaggio, me lo copi? Ah, dobbiamo fare l'uccello. Le decisioni sono praticamente un gioco intero a parte. Se mo me la butti lui lì. Era pace.
Non ti permettere, non mi parla sopra mentre sto parlando a Kami, eh. Allora, quadrato si spara, le frecce ci si muove. Non devo usare l'analogico, perché non so se è quello rotto. Allora, questo uccello lo uccidiamo easy, secondo me. Cristo. Vabbè, Bea, devi imparare il moveset. Ma com'è che hai già solo una vita, scusami? Non ne avevo 10. Bea, proviamo a cominciare, eh. Sai, devo capire un attimo. Devi caped? Puki! Ah, vabbè, a me non sono morto. Ecco, appunto. Thank you! Bea, porca puttana! Come chiamo Mari? Thank you! Facciamo turno. Ma, Christian De Sica... Voilà. Abbiamo scoccato male, va bene. Cioè, mio, volo dove sono? Mi odio volo perché tifo Juve per mio papà. E come perché il mio bis non ci giocava, ma io no. Tifo niente. E non ti fare Juve, ti fa Napoli. Vabbè, il Como ci sta però, perché... Dai, ti fare Juve no, raga, basta. Como, cioè, che grande storia. Juve è a Torino, tu sei di Como. Al massimo ti fa Milan o Inter, no, scusami. Perché stiamo parlando di calcio? Ma c'è Vin, beh, saluta Vin. C'è Lieta Sera che fa sempre il messere. È sempre un problema quando si deve fare luce. Cazzo ridi? È grande femminenza. Senti l'orologio. Mi sento come quell'orologio. Cioè? Aia. Mi ci hai preso danno. Easy. Easy jet. Aia. Cosa? Vabbè, evito di dirlo. Ma... ha mantenuto la promessa. Devo prendere... ecco la caccarosa. Cassio. Vabbè, ma come si è fatto, amore? Allora, dici a me. No. Ho detto, devo prendere la mano prima. Ma il Como è una squadra di calcio? Sì, e sta lottando per salire nella prima divisione. Quindi ci potrebbe essere un Napoli-Como un giorno. Però per l'anno prossimo, così me lo vado pure a vedere a Como. Vedo Como Napoli, cioè, sai che ridere? In quello stadio di merda che hanno. È piccolissimo. È piccolissimo! Sì, ma se giochi in prima divisione non puoi avere uno stadio. Ma Cristo, ma che è? Che dicevi? Napoli. Napoli Como con. Ah, hai capito perché Como. Ah, era un gioco di... Ma me le butto in faccia! Abbastanza sangue, va bene. Qui la vita è molto cute. Vabbè, ma sei a Napoli, è normale. Mi sono drogato fortissimo. Ah, di Dragon Age, ok, vabbè, era anche normale se ti drogavi e basta. E oggi sono andato in giro con Vin andando in una galleria d'arte e poi siamo andati al cinema. Oh, che cosa carina. Ecco, quell'orologio mi sento. Un cucù? Non ho capito. Vabbè, no, ma stiamo giocando di brutto, eh. Sì, ti volevo dire che forse c'è la possibilità grossa che io e Bea esponiamo a Comic Con, perché non mi ricordo che c'eri. Ma come fa a essere così alto? Vi prego, non usate più sound, per favore. Che non posso disattivarli, mannaggia la miseria. Anzi, no, cioè usate gli altri piuttosto che questo. Vi chiedo proprio la gentilezza, perché è troppo alto, non so perché. Lo schifo. Dario Samu, cosa Dario Samu? Scusa per la settimana, sono sparito a causa dragoni. Ma tranquilla, Asia. Ma non... ma distruggo tutti gli uccelli. Vabbè, ho preso tutti i cazzi qua, letteralmente. Vabbè. E qua, li sparo tutti. Sono le uova che rompono i coglioni. Le uova del cazzo. Tutti i coglioni, bro. Ecco qua, o vinco. O faccio un po' di... Sai quella cosa... vedi? Ah, vedi, nuovo record. Che cazzo fa? Come sono morto? Come sei? Le piume! Sei morto. Comunque. Lo raccomandate? Mi sa che lo raccomandano. Abbiamo visto Povere... No. Noi avevamo visto un altro film. No, Povere Creature, mi pare. Povere Creature! So che è un bel film. Mi ispira. Anche il libro mi piacerebbe leggere. Il libro... il libro... No, il film. Ok, penso fosse un libro. Sì, film. Mi ispira sia il film che il libro. No, vabbè, capito. Un film è tratto da un libro. Incredibile. Assurdo. È proprio l'anime. È l'anime del libro, capisci? Incredibile sta cosa. Che storia, voglio. Oh, no, troppo. E gatta flamenenda! Quanto boom ho fatto. Aspetta un momento. Struzzo. Oh, mi scemo, come si agita, va?
Sembra io quando mi incazzo per un videogioco. Oh, che è sì, ma oh, oh, capito. Oh, 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 abbonda la caca, abbonda la caca. Beh, c'è su bambino. Un sacrificio. Ho fatto perdere un po' di grazie. Renditi conto. Ah, mamma mia, che brutto che è. Mio Dio. Guarda, ma t'ha cacato tua mamma quando l'ha partorito? Aiuto. Aiuto, aiuto, aiuto. E poi te lo mette nel culo. Giusto? È proprio brutto. Cazzo. Vabbè, beh, addio. È stato un piacere. No, thank you. Okay. Mamma mia, che precisione. Aiuto. Aiuto. Process. Okay. Decido io quando muori, capito? Puttanella. Bam, bitch. Lasagna. Attenzione. Bam. Ah, no, pensavo fosse morto tu. Oh, thank you. Grazie. Why you? Dai, dai, che ce la facciamo? No. Ah, lo spegniamo, sto pennuto. Che cazzo. Aspetta, non me la ricordo sta cosa. Hanno le pillole. Le pillole. Oh, no, pillole di gamer. No. Sei una capocchia. Avrò anche perso le piume. Ma tu hai fatto la figura del pollo. E ride, vabbè. Io ho deciso per quello, perché stanno un botto di film che vorrei vedere. Succede un bel po', eh. Perfect Days. Ah, ecco, vero, vero. Povere creature, mi pare che era quello inquietante, che iniziava strano. La cosa del feto lì. Non mi hai fatto un danno incommensurabile. Ora la mia indignazione è tale da essere grampi abbastanza di dire: no, Asia, devi donare il tuo tempo a me, non a Vin. Spendendo specifica che sia ironico. Secondo me devi specificarlo, perché la gente non capisce mai che sia ironico. Non è un film per tutti, ma molto bello. Ci sta. Asia, per Dio, ho 15 anni. Asia, non perde il concetto del tempo. In che senso? Che ti ha dato? Il dolore ai timpani. Mima, è così alto. Porca puttana, l'ho abbassato, eh. Ma io sono con l'uccellino, abbiamo la stessa espressione. Siamo, sei distrutto dalla vita praticamente. Vabbè. You're up. Che trasformazioni che fa. Terribile. La bucchina della mamma, però. Va detta, eh. Scusate, però. Quando ci faccio. Bea! Faccia! Vabbè, ma è colpa della faccia. Ma bucchini non. No. Ma che spaccimma, però. Niente. Pazing! Ecco, distrutto. Un po' più lontano, mi raccomando. Vabbè. Ricomincio. Ma che ricomincio? Io ci provo. Niente, come ho detto. Io vedere Past Lives. Ergil per meme, il colore viola. Finalmente l'alba va a curarsi. Ma minchia, quanti film no, Ma sono ancora tutti al cinema? Penso. Non penso proprio. No, io ho fatto Cuphead, ma che scemo. È troppo spesso. Beh, la Cuphead l'abbiamo visto prima, non c'è bisogno che lo guardi anche adesso. Pesughi, amici di Striscia. Attenta, attenta, Bea. C'è un cocomero tondo tondo che vuole essere il più forte del mondo. Lo sai? Pesughi. Ecco qua, qua l'ho distrutto, zì. Ti sei proprio buttato. Ma poi, ma vado a sto stronzo dove deve. Ecco qua. Un po' più comodo, no? No, oh, dai. E devi fare zicchi zac, devi fare, capito? Lo so. No, lo so, volevo fare un po' di mansplaining. Posso fare un po' di mansplaining? O è vietato? Non ti permettere. Non ti permettere, bro. Oh. Maronna, meno male. Morto. Grazie, grazie a lei, grazie a cazzo. Ma lascialo sta poverino. No! Cazzo, ma potevi morire in modo un po' più meglio. Un po' più meglio. Processo. Quelle palle, le mie palle che girano su. Non sto me. Ma proprio chi c'ha la pistola? Ma poi non ho capito. Cioè, prima era gigante, poi diventa sto microcefalo del cazzo. Suo figlio. E poi diventa di nuovo grande, ma spenduto. Io non capisco. Posso prenderti una vita? No. Ma sei una bastarda, però. Mo la prendi subito. Ma se la prendi subito. Beh, beh, ti lascio, eh. Però abbiamo fatto insieme. Ti rendi conto?
che avrei preso solo un danno in questo esatto momento e forse avremmo vinto. Ti voglio bene. Io no. Pappa. No, non fare daimo, per farmi sentire in colpa perché ho detto una cosa ironica. Per farti sentire il mio disapprovo. Che mi hai fottuto la vita e mi hai fatto perdere. Ti prego, ricomincia. Ok. Ah, la pazienza è una virtù. Tutto qui sarà. Ho fatto quel che hai chiesto tu. Sai che così sarà. Ha dimostrato virtù. Sta parlando di me, capi? Mamma. Ma come? Ma sei una bastarda! Ma non smetti di prendermi le vite! Cadi quella puttana! Ma io non ce la faccio più. Non è fatale, poi di più sarà. Non vedi che un demone può amare. E così salvate un'anima. Che sempre brucerà. Lo capisco. Ha delle palle con scutto di Derio. In questo momento mi sono cresciuti. Mi sono cresciuti di spunzioni per tutta la circonferenza delle palle. Mamma mia, mamma mia, non ce la faccio più. È uscita poco la maggior parte. Super giù una settimana. Minchia, però è tutto un botto. Vuoi di più c'era. Non vedi che un demone. Me la butto. Ma tu devi metterti in fondo e andare sopra e sotto. Tu continui a metterti davanti, no? Cioè, proprio speedrun di morti, proprio. Cristo. Ho missato. Oh, cazzo. Vuoi di più? Mi piace che vado per lo sfizio proprio di... Così. Deve passare il cazzo, Oh, mio Dio. Non cantare. Concentra. Cazzo. Vaffanculo. Agopuntura testicolare e biologia, saporito. Siamo un po' come i gatti che hanno il pisellino che è puntiglioni. Tipo quello. Dario, vado a Nanna. Buonanotte, Oka. Buonanotte, cara. Ci becca la prossima. Bella vera ninja. Canta, distogli la tua attenzione e quando meno te lo aspetti, ti ciura la vita. Hai capito? E non è un vantaggio avere Bea così. È uno svantaggio. È un handicap. Non è vero, tu ti diverti con me. Lasciami stare. Lascia. Non la buttare con. Vuoi di più sera? Ti buttare. Ma quello mi arriva in faccia. Ma dai. Cazzo. Non vedi più me. Guarda come sta vomitando. Aiuto. Non è difficile sto boss, però non è così difficile come sembra. Aiuto. Ero quasi morto, vabbè. Per me, questo è Dante. Solo per me. Meno male che almeno muoio questo io, in alcuni casi. Cazzarola. Maremma. La vedo dura, La vedo duri. Ancora. Questo magico l'ho fatto. Bastardo. Dai. Oh maronna. Mi fai fare le puzzette da ridere. Cosa? Niente. Aiuto. Marilu. Aiuto. Parli all'uomo. Papà è il muscolo e io il cervello. Siamo imbattibili. Quindi, hai capito? Quindi veramente figo. Che schifo. Raga, ma solo io vedo i TikTok e le recensioni di Madame Web che sono tutti terribili, vi giuro. Ti video fanno spaccare, sono le persone che non dovevano farlo così cagare e poi ne escono sconvolti. Ma veramente così tanto fa cagare? Sento che c'è il meme tipo classico di Goku e Vegeta che si affrontano. Andiamo a lottare in un posto vuoto e vanno al cinema a vedere Madame Web. Tipo. Notte vado andando. Buonanotte, cacco. Ci vediamo domani se ci sei. Ma non dire, stai facendo la bear run. Fa impallidire mezza Twitch Italia se vinci e la community di Souls. Cosa vorresti dire? Che è difficile. Infatti, la detta Samu. Non me l'aspettavo da te. Ciao. Horror, facciamo horror. Continuiamo il gioco dell'altra volta. No.
Io lo faccio anche un po' apposta. Non sono al 100% della mia capacità mentale. Samu è ufficio Bea. Pentiti in colpa. Ora potrei sentire prova. Molto in colpa Samu. Ma sbaglio, il contrario di Bea si sta per scondettere casualmente. Vai. Vai, Bea. No, 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 Bea, ce la puoi fare. No, sono cattivi. Non faccio vedere quello che posso fare. Pure io, da. Andate nel paese. Io, vabbè. Tron, senti. Facciamo che arriviamo a una vita. Ecco. Ecco pure io sono la vita. Ora, cazzo. Oh, quello è mio. Ah. Dice. Ma vaffanculo, sto uccello di merda. La clip, ha clippato. Ah, pure. E questo è fuoco amico. Beh, sta usando solo l'1% della tua potenza per non sovrastare Dario Palis. Ha detto no. Ha detto se si chiede. Perché noi è confidente. Noi è bravo. Noi ti vuole bene. Perché chi è che non ti vuole bene? Non è vero. Io faccio tanto per te. Eh? Non è vero, sei di fianco. Cazzo, ho preso danno. Mamma mia, come ci divertiremo alla fine del gioco. Maremma. Porca puttana, io già là non mi ricordo tutto. Questo non mi ricordo se l'avevi fatto tu. Mi sembra di sì. Perché era prima del drago comunque. Io mi ricordo che li facevo abbastanza in ordine. Discretamente in ordine. È stanco in culo. Beh, beh. Basta, 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 basta. Basta lanciare ste cazzo di penne di merda. Poi mi fa troppo ridere la voce quando dico thank you. Perché c'è una voce bella. Proprio cosa. E poi nella serie. Mi aspettate. Oh, guarda, faccia di cazzo che è uscito. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Questa cosa. Vabbè. Ciao. Un onore servire il tuo fianco. Miau. Boom. Pirola del culo. Cazzo, 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 cazzo. Vedi, perché alla fine comunque lui non va fino in fondo. Quindi bisogna mettersi poi i bordi dello schermo. Che all'angolo, uno di due angoli. No, come fa? Devi. Cazzo. Vedi, stronzo che è. Bastardo pezzo di merda. Questo è mio. Godo. Godo. Vai, vai. Due vite. Dai. Potresti. No, puoi fare. Cazzo. Vabbè, me l'ho preso da. Ma così lo colpisco. Che schifo. Quello è il suo cuore che sputa. Cazzo, ecco. Puoi far. No. Ma perché vomiti? L'ho preso in culo. L'ho preso in una maniera pazzesca. Stavi facendo. Scusa un attimo. Vedi, non ha. No, vabbè, comunque non ha senso questo. Amuleto? Che cos'era questo? Cuore. Mi sa che faccio più cuore. Tocca. Ma sbaglio quando uno di voi muore in modo permanente la vita dei boss di mezza? Non credo. Non avrebbe molto senso, secondo me. Non pensa, poi non lo so nel complesso. Non riesco a capire questa cosa, sincero. Cazzo, ho preso danno. Oh. Porca troia. Vai, Bea. Lo mangiamo. Lo facciamo con le patate, ce lo facciamo. Marò. Ah. Come ho fatto a non prendere danno? Maronna mia. Ok. Maronna schifo. No, ti ho preso. Thank you. È il momento adatto. Posso? Oh, ok. Supposta del culo. Perfetto. Scalza fatiche. No, cazzo. Mi sono distratto.
Oddio la musica, che ridere. Ah. Preso. E in più. Ma ti ho distrutto. No! Cazzo. Oh, c'è una vita, prendi. Ah. Dai! Che mi servi? Cosa? Però non più. Però non puoi più. Preso! Oh no! E pinzi. Succede solo se torni in modalità single. Ah, perché diventi pure mondo. Cioè, ah, quindi capisci? Cioè, no. Se ci lasciamo devo giocare in single, quindi capisci? Ho capito perché. Beh, è ovvio. O no? Come? Non è ovvio. No, beh, no. Non deve succedere. Non distrarti, Dario. Ma lasciami stare. Serafina. No, questa è la tabuna, me lo sento. Oh, anche stronzo. Però sono fiducioso. Molto fiducioso. Che succede in merda? Ho avuto l'inculato. Perfetto. Oppala. Pong. Maronnami. No. Oh. Ah, vedi, è comodo essere vicini. Cazzo. Almeno ti prendo subito. Stavo andando proprio veloce, stavo andando, il bastardo. Cazzo, ho perso una vita inutilmente come un cretino. Ok, 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 ok. Let's fucking go! Oh, cazzo! Non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta. Cavolo, ma porca puttana. Sono morto pure. Thank you! Ok, ok. Difficile, è difficile far nevicare. Cazzarola. Lo tolgo. Stavo per morire. Ti prendo. In più. No, che ho fatto, Bea. Lo prendo, lo prendo, lo prendo. Oh, un bitch. Inculata presa. Perfetto, grazie. Ok, ok, ok. Dai, dai, dai. Ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo. Non capito se l'hai preso però così. Ui. Come cazzo hai fatto? Quel mio! No, non è mio. Scherzone. 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 Ok? Ok? Maronna mia. Oh, e poi morì. Oh, schiattare che da buchi. Ah, perfetto. Ma ora arriva la parte tosta. Cazzo! Thank you! Ah, l'ho preso! L'ho preso! L'ho preso! Puttana, non ho capito che ho fatto male però. L'ho preso al culo. Cazzo, maronna mi. Vengo. Che culo mi hai preso? No! Cazzo! Cazzo! Merda! Dai! Non mollare mai! Se ce la farai! Dai, non sto prendendo danni lo stronzo! No! Ma se non lascio Tony così! No! Cos'era? Sì, beh, è andata ultra istinto. Super focus. Io ve l'ho detto. Oh, amore, amore mio. Vedete in giro. Poi non mi sto. No, no, ma non ci... Amore, ma non stiamo dicendo quello. Dai, era divertente perché mi hai puttuto pure la vita prima. Sì, sì. Forza, forza. Vedi, fa pure il tifo per noi, fa calo. Che bravo, Attenta. Però è pericoloso. Beh, non scrive mentre guidi, ricordo. Pochino. Ok, ok. Qua ce la facciamo, dai, siamo arrivati vicinissimo, quindi penso che questa è la volta buona, su. Non si è trovato. Oh, signor. Niente.
Ok, mo caga spruzzo le pinne. Tamaroc. Ok, ok. Pa-pa-pom. Oh no. Cazzo. Mi toglie la vista se colpisce la cosa. Sono una capocchia. No. No. Aia, una vita solo. Oh. Ho fiddato qui. Ok, uccellino di merda. Non lo chiamo nel culo, te lo chiamo. Il razzo, intendo. È chiaro. Ok, ok. Non ti preoccupare. Ce l'ho lo stronzo, ce l'ho. Sono morto. Oh. Madonna mia. Thank you. Ok, ce l'abbiamo fatta. No, non ce l'abbiamo fatta. Cazzo. No. A testa. Ma fa mucco. Levi, bastare. Come faccio da su? Casino qua. È un casino. Ah, ma io devo studiare per domani. Ma tu sei scemo, sei qua. Scappa. Buonanotte, teso. Uno studio. Divertiti, mi raccomando. Che lo studio è sempre divertente, no? Cosa ho colpito esattamente? Ma forse devo colpire il cuore. No, però sei spaccato e mi è andato addosso. Cioè, ha preso. Ma proprio quello. Era un mito della ricerca quella pillola. Non scherziamo, ma cos'era? Ma che schifo. Penso con la seconda arma. La seconda arma? Madonna. Ok. Non sparo. Vado da sotto. Ecco qua. Vedi che è meglio. No. L'ho preso. Cazzo. Ne è strunzo. Oh, madonna. Cattivissime. Ah, non te l'ha preso. Lollo. League of Legends. No! Perfetto. Siamo già al terzo stage. Madonna. Sono un paso di merda. Ok. Perfetto. Ti lo chiamo nel culo. Oh. Dai, facciamo. No, non ce la facciamo. Ma che poi a volte sparisce uno di piccolo, non ti vedo più. Oh, prenditi la vita prima che le perdo. Bravo. Cazzo, l'ha visto il colpo, cazzo. Oh, vabbè. Cazzo. Ok, ci sono. Ma sapete che io ho smesso di giocare proprio qui? Non sono più andato avanti e dovrei... LOL, dovresti... come cazzo faccio? Ma tu lo stavi leggendo? No, comunque ce la facevo, avevo la pillola addosso. Non devi leggere. Ma ti faccio tu. Mentre stai giocando. Io leggo quanto voglio. Beh. Ecco. Allora non mi impegno. Oh, quasi. No, non dire quasi. Quasi era prima. Maledizione. Vabbè. Porca puttana, ho preso un danno gratis. Ho preso due danni. Greve. Oppala. Oh. Abbiamo le libertà di non leggere. Ops. Ah. Oh, ma sono pazzo sodo. Ma sto succando. Ok.
ok. Io di puttana. Non sparo sto stronzo. Madonna mia. Ok, ce la facciamo, possiamo fare. Io credo in te, nel cuore tuo. BH. Porca puttana. Mi sono sacrificato. Ho parato il colpo per te, Bea. Sono tanto subito proprio. L'ho fatto di nuovo. Bruciato così. Ma volendo, mentre lo giocate voi, ci provo pure io. E niente, facciamo giocare a noi perché abbiamo fatto ogni voglia. La fase finale cambia arma con il tasto e stai sopra. Ma non cambia arma qui. E qua non puoi cambiare arma. Esatto. Ti piace vincere facile? Ponci. Struz. Non caga le uova. Uova di Yoshi, caga sto stronzo. No. Ma sono un coglione, sono, perché volevo prendere l'uccello rosa. Che è struzzo. Kemo si incazza, spara tutte le cose. Ok. Stanco. Ci mangiamo. Oppala. GG. No, Dario, perché? Cuffia. Massacrato lo stronzo. Che cazzo ci fa quello lì? Io. No! Madonna, mi t'ho preso a culo. Ok. Sì che vuoi, prova. Ma ho provato più volte a premere il pulsante, non me la cambia. Che dici? Ma scusa, ha puntato a te! E ha sparato verso di me, ma sei scemo? Ha le braccia storte, ho capito. Mo ti in culo, bravo, girati. Pam! Giù nel canestro. Ecco qua. Thank you! No. Alcuna ci è fatta la cacca. Cazzo. Ma guarda quanto è uno stronzo, guarda. Però al contrario, non Luke. È un cavaliere che ha schioppetta alle donne. Bastan. Guarda, oh, lui il cuore. Il bastardo nel cuore. Usi l'anime. Pure quel. No! Che cazzo ho fatto? Vabbè. In culo ai lupi. No, però. Ah, grazie. No. Mamma mia. Ma vuoi morire? Ma sei tutto distrutto. Pezzo di merda. No. Ma cacchio. Stanno condendo. Muy creepy. Cannibalismo. Che culo. Madonna. Ah, ma si poteva cambiare arma. Oh, cazzo, se non me la faceva cambiare. Grazie. Uccello di merda. No, hanno fatto il punto. Vabbè, noi già siamo andati di là. Tipo grifo. Excuse me, but what? Dario ha fatto il boss complicandosi la vita. Non è vero, mi sono complicato la vita, dai. Non dire così. Come si vedeva? Oh, fermo. Triangolo. No, come si vedeva la lista? Ok. Abbiamo fatto tutto. Possiamo andare al mondo 3, Bea? Nuovo mondo. Cobra. Dai che andiamo dalla sirena. Io non l'ho mai fatto la sirena. Mi sa che il mondo 3 è nuovo per te. Decisamente. Siamo belli, oh. Oh, ma abbiamo un po' di monete, vogliamo prendere qualcosa? Tutte, che porchi pig. Facciamo a pigliare un po'. Ui, porchi. Un po' di roba. Emporio Cotechino. Ah, cuore doppio. Bello, mi piace. Ah, finito. Ci prendo tutto cose. Vabbè, sta a posto, come ho detto.
Beh sì, non è stata un'arma secondaria, gli hai punzecchiato le chiappe. È motivo di vanto, caro il mio bello astro ragioniere, addirittura messera. La ringrazio, ventaglio. Goodbye. Ma non... boh, mi sembra strano, però. Vabbè, vediamo prima che dobbiamo affrontare mo, che non mi ricordo un cazzo. Mi ricordo che c'è la sirena. E... c'era qualcuno di tosto. Ok. Isola Calamaio 2. Ma troppo si chiama Calamaio. Cazzo. Pare che vi abbia sottovalutato, malandrini. Gliel'avete suonati a quei debitori. Forza, alla prossima isola. Vedrete che spasso vi attende. Stile. Il pirata. Oh no. Quelle tazzine sanno il fatto loro, devo ammetterlo. Stanno facendo polpette dei debitori. Che strano che questa satanasse, un po' diversa. È vero. Visto, sapevo che i soldi di caccia avevano qualcosa di speciale. Non sapevo che in capo. Quei due hanno qualcosa che non mi convince. Non temere, Dado. Della... se s'azzardano a giocarci un tiro, ci sarò io ad attendere. Una minaccia, sì. Oh, no. Il pirata a Dirio, prima di Calamarina, intendo. Cazzo. È una città. Questo. L'alveare letale. Vicino. Porca puttana, aspetta. Fammi cambiare la seconda arma qui. Però non so se. Forse è meglio se switcho. Mamma mia, questa è stronza. Preparati a saltare, Bea. Preparati a saltare un botto qui. Oh. Eccola qui la stronza. Ok. Non mi ricordo come funzionava. Caputtana. Ma forse era meglio se prendevo l'arma. Che cazzo? Vedi, ci ho preso. Forse era meglio se prendevo l'arma pesante. Società. Cazzo! Caputtana. Aia. Bro. Ah, dovremmo sparare a sto bastardo. Culo. Ma stiamo prendendo solo danni. Gobro. No, devo. Mi sa che devo cambiare arma. Porca puttana, come ho skillato. Ma sono un coglione. Vabbè, sono un coglione. Ah, questo è il primo stage. Ok. Poi chi c'era pure? No, 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 no. Ah, buchi noi. Sembra facile, ma non è facile. Basta. Vabbè, ma noi siamo nei lati opposti. Gobro. Oddio, non è per forza una cosa malvagia. Prendi la vita se vuoi prendere. Ricordi che puoi sparare in diagonale. La vita, Dani, puoi prendermi la vita. Sì, ma sega. Ah, giusto, io dovevo cambiare qua. Ah, però bene. Come si prende la vita? Con opzioni, col tasto opzioni. Dopo tardi. niente. Vai bene. Che cosa era qua? Era un nachos. No, stai, volevo cambiare. Mo siamo sbagliato prima. Non fa niente. Ah, te la vuoi buttare così? Va bene. Prova. Lo schioppo. Mi fa troppa tristezza però quella... quella felice che darà lavoro. Sono io. Mio fratello proprio. Aia. Pazzo. Maronna mia, come ho fatto a non prendere danno là? Ma come rompi i coglioni? Queste valigie di merda. Ecco qua. Dai, siamo arrivati già al secondo stage. La odiavo solo per questa cosa che si deve sempre salire. Mamma mia, che palle. Buchina. No! La forza della mia tesi che sia un nachos, visto che c'è la cucchiarella. No! No! Forse proprio non dovremmo stare lontano.
Che scherzo. Cazzo. E niente. Vabbè, una saga vocchia, però ho preso 10.000 danni. Quasi. Vabbè, Dario, però. Che cazzo è la palla? No, che fa la palla? Che c'è? Che non ti sei morto? Che cazzo lo devo fare? Troppo tardi. Oh, signor. Ok, facciamo così, va. La super, un attacco di passata tra bocca dalla tua testa sull'orizzontale. Attraverso il troppo strapedino. Troppo lento. Grazie, grazie, Sabu. Riprova. La faccia di merda. Ma poi che cazzo vuole fare? Vuole mangiarci? Indomi dubi dubi. Dabba dabba. Culi culi. Ciappa ciappa. Aiuto. Però li distruggo. Cazzo, ma io ho preso danno come un pesce. Vabbè, ma posso perdere due volte così? Ai. Ci ho perso quasi tutto. Ma porca puttana. Aiuto, aiuto. Tu sei? Thank you. Pazzo. Stronza. È una stronza, aiuto, sei. Aiuto. Vabbè, quante palle. Ma sei piena di palle, sei. Tengo una mamma. Thank you. Ah, sono qua. Aiuto. Ma spara anche i triangoli quella quel coso. Sì, è un triangolo, spara triangoli, sì. Aiuto. Vabbò. Poi io non hai capito niente, mo ce la magniamo, ma sta scemo. Ma io. No, perché siamo da due cose? Aspetta, vengo di là! Hai preferito proprio fare il contrario. È un po' cazzo. Perché e poi è tutto. Cioè tu devi pensare più a evitare le cose qua, porca miseria. Chiaro, dove vuoi schiattare, mucca, ma... No, la odio, sto bastardo. No, è carino. Mi amica bastardo. No, Dario, non devi saltare. Ma sono menti che ti spari i veri con le ciglia? Solo perché siamo in Andrea con una pedeggina gigante. E niente. Va bene così, va bene così. Oh, ah, ma ci vuole mangiare. Ma l'ho detto prima. No. Non mi hai ascoltato. Ah, tu l'hai detto prima. Sì, Bea, non mi hai ascoltato quando l'ho detto. Non mi hai sentito o non mi hai ascoltato? Quale delle due, Bea? No. Oh. Cazzo. Vabbè. Preso io il danno. Ah, no, hai preso tu. Io. LOL. Ari LOL. Cazzo, è un culo. Tu spaccino. Questo mi fa ridere. No. Sono un culo, sono. Aiuto. Sono un culo. Come soffro. Come stai soffrendo. Da posto, ok. Wish, Cargon, buonasera, caro, come stai? Niente, no, porca di quella troia, che cazzo fai? Ma tu, beh... Ti rubo una vita. Con tutto ti permesso. Maledetto. Ok. Madonna mia. No, Bea! Ma porca puttana, sei andata veloce. Ci tenevi a morire. No, le palle, no, le palle, no, mi fanno paura le palle. Le palle che mi hai fatto cadere, sì. Le palle che mi hai fatto cadere. Tacci di Pippo. Io. Hai capito? Sono tutti uffici questi. È proprio una città. Immagina che tu sei per cazzi tuoi a lavorare al computer e all'improvviso vedi tutta sta vasca di miele che ti entra dentro. Padre. Oh no. Non posso annunciarmi senza Silvestro. Io, vabbè, ti ha aiutato lo Marco, Marcolino. Come stai comunque? C'è pure Annie. Buonasera, Annie, come stai? Lo sparastorto torna utile, vedo. Qua sì, serve sicuramente. E hai grato Flamenenza. Tu strunzo. E hai grato Flamenenza. Ma sti spacci miei bomboi. Bombola. Bombola. Ah, no, 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 mi rifiuto di prendere tanto così,
Aia. Oh! No, vabbè, ma da sto... sto coglione. Sto coglione. Ma io non ho capito. Quindi vengono a turno i dipendenti... Cristo. Da sinistra a destra, vabbè, ormai. Però i dipendenti fanno in alternanza. No, no, non è così. Vabbè, niente. Scherzavo. Siamo... Che è qua? Stay tuned, bro. Beh, quando arrivano questi devi scappare. Grazie. Era un consiglio utile il mio. Oh, però sta tattica che ho adottato è tornata utile. Oh! Prima di merda. Prima di merda. No, no, ti prego, le palle, no. Le mie palle, le mie palle. Doppia palla. Quindi Gonzales. Aiuto, aiuto. Oh. Era una scunnacchiata. E neanche no, no, non l'avevo considerato. No. Beh, no, ti salverò. In you. Va al centro, no, qua, lo sapevo. Ma che fa? Ma è un ricettario? Vabbè, siamo arrivati alla fase di... No, che fai? No, 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 non mi piace l'ipnosi a me. Non so cosa non... sto facendo. Cosa stavo avevo... facendo? Cosa stavo facendo? Ma pure prima siamo arrivati all'aereo perché c'era questa immagine. Non me la ricordavo questa cosa dell'aereo, sta stronza. Ronzoplano bombardo. Ora sì che ho preso il volo. Guarda, sono Rafi. Voilà. Cala o che onore. Che senso? Nella botte di chimica avevo dato fuoco all'acqua. È bello dare fuoco all'acqua. È uno sport internazionale. Il mio superiore. Mi spieghi come cazzo è fatto? Almeno giusto per evitare di farlo anche noi, ecco. Mi è sembrato molto un momento errore 404 dare smesso funzionando, ma penso che in questo caso tutti e due. Ti sicuro che avevi visto l'animazione, giusto? Ma scargo, ha scritto Cala o che onore. Pensavo avessi detto qualcosa in particolare per quello. Onestamente non te l'ho capito. Ottimo, neanche i scienziati lo sanno spiegare. Donne mature, calde, vicino a te, entro 3 km. Ma sto pezzo di merda. E gratta Flamenenza. Ti tratta male, Bea? Però soffri come Magman? No, Bea, no, non soffri come Magman. Bea, vicini, vicini, vicini. Come Gatto Silvestro e Titti. Pucchino. Non ho preso danno. Vabbè. Troppo presto. Vabbè. Cristo, ne ho presi due di fila. Passo solo la capocchia. Qua ma sta Las Divinas. Quanto era brutto il mondo di Patti, mamma mia. Che schifo il mondo di Patti, ma porco. Porco mondo. Porco rosso. Porco quello di Attacco ai Giganti. Ma c'è una lampadina a forma di alveare. Adoro. Adollo. No, no, che vuoi fare con quella palla? Titina. Titina. Vuoi fare due palle? Ma sei scema. Vabbè, ma perché sei morto? Ma come faccio? In you. E rimangia. Ah, buchi, a ruoi. Via di sto bel pezzo di... Sai che non mi ricordo come si evitava sta parte? Forse qua? Una mamma, sono morto. Però avevo evitato. Dove vai? Dove vai, stronza? Ma cos'è questa sala così? Ma cos'è? Beh, no, no, non ce la faccio, lo sai. Per i nostri figli. Ma vaffanculo, Angel e lui. No. No, non ce la posso mai fare, voglio. Ma dai, vai. La posso mai fare. Ma da sta bucchina. E quando lascia la motosega. Annaia. Allora, cargo, scusate un attimo, ma tranquillo, anzi, ha detto una cosa carina. Le cose con me prendono fuoco, cestini, motori, le mosse prendono fuoco. Ah sì, la Disney ha retconnato Max, figlio di Pippo. Che vuol dire retconnare? Non lo so. Wellov, ha detto Wellov. Annie, perché ha detto Wellov? Cosa vuol dire Wellov, Bea? Willow, forse vuol dire. Willow. Quella di tutoriali. Beh, ne so, beh, non ho mai visto Kung Fu Panda 4. Ma io sto sparando qualcosa o faccio finta di sparare? Ci sta. Aia, vabbè.
Becca. Io voglio ricominciare, guarda. No, 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 dai, che c'ho 5 vite, per favore. Non litighiamo, no, eh. Tu hai 5 vite. Vabbè, tanto te le rubi poi, non ti preoccupare. Ah, no. Ti faccio rubare io. Ma da sta bucchina dove la vedi? Becca. Cazzo. Cazzo. Vabbè, ma non te la prendere con me. Ma che t'ho fatto? T'ho cagato nella pasta, non ho capito. Non so, è la prima cosa che mi è venuta in mente, raga, scusatemi. Troppo concentrato. Niente. E gratta Flemenenda, Bea. Non ti lascio morire, Ufrat. Ah, che la bucchino ma picchio. Ah, sta cesso, a sta culone mer. Scusa. Però sì, è un bel culetto, devo dire, cioè nel senso. Guarda là, oh. Una bombolone. Una bombolone. Ma domanda, i furri versione ape sono furri o sono un'altra cosa secondo te? Che cazzo vuol dire? Ah, una domanda. Ma come, ma sempre cosa? Ma che vuol dire? Always. Gargon. No, vedi, ti puoi rubare la mia vita, ma thank you. Una bucchina, mamma. Ah, ma io sto sopra perché vuole toccare le tettine. Ok, cerca. Ah, ok, in quel frangente dobbiamo stare al centro, praticamente. Dobbiamo fare attenzione che poi non utilizzi le motosieghe. Quindi quando ti butta, bucchina mamma, è ben morta. E mamma mi sa che muoio pure io. Tocca. No. No. Sono un'esclamazione? Sì. Molto... No, da quanto siamo arrivati? Comunque sì, siamo in un'esclamazione. Buonanotte, Marco. Se ci sei domani sera, siamo in seratina. Oh, wow. E chiudiamo la settimana. Oh, sconfitto l'uccello che avete battuto prima. Più paura come domanda, questo era alto? Ma sono curioso, perché non è possibile che solo questa, solo i sound alert sono alti, perché so c'è da spararsi. Come ho fatto a prendere danno? Sì, no vabbè, non è possibile. Cristo. No, non ce la facciamo. Abbiamo messo contro sta mezza sega. Ma che palle. Cargo dice giusto, me le devo risentire, dai. Vedo di riascoltare la live domani. O stasera, non so. Uè, il triangolo, no. Un culo. Sì, ma non vale però, eh. Brava, beh, sei proprio venuto istintivamente verso di me. Perché mi vuoi... Ma dai, ma scusami. Aia. Cazzo. Vai. No. No, ti sei sacrificato per me. Carino. Ma cosa sai? Ne bucchino, beccati sto succo. No, no, no. Prendi Bea, non prendere me, ti prego. No. Ah. Ma io scherzavo, una battuta, cazzo. Ah, non l'avevo. Oh. No, 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 no. Oh, dai, basta. Ah, ok. Siamo all'ultima fase con una vita a testa. La prossima fase, secondo te? Se ci credi e tu lo sai, batti le mani. Mi sembra molto schifo, eh. Ma sta andando verso di te. No! Ti ho distratto. Oh, ma cosa ho detto? Qua ci stavo, scavo. Il fatto di dover saltare per salvare la vita all'altro. Perché prendi la certa fobe e bastardo sul livello, io ce l'odio. Dov'è il GPG? È solo stronzo, ecco. Ah, ok. È carino. Aspetta. La petta. La petta troietta. La petta. No. Lo sintetizzerei tipo ti plano nel culo proprio, beh, come boss fight. Oh! Ma io non sono fatto. Perché siamo fatto. No, aspetta, che c'entra? Ma quella cosa è fazzoletto. La sua cosa riguarda i fazzoletti, non mi permetterei mai. Lo sai, sai come sono. Blim blam blim blim blam blim blim blam blam. Turore, turore, pampero. Ma così, no? Ai. Come possiamo metterti male anche nella vita vera, Bea? Sei simpatico. Mi sei riaccia, Harry. Ok, l'ho fatta non damage. Ottimo. Ma non hai schifato di culo. Oh, che c'è, pazzo?
visto. T'ho visto, t'ho visto. Ah, il triangolo mi sta perseguitando. Maronna mi bea poco, eh. Porca troia, ma come cazzo sto skillando? Ti è beccato il tuo trucco. No. Ma porca puttana, no, prenditi la mia vita. Ah, wow, ce n'avevi un po'. Sai com'è? Cazzo, cazzo, cazzo pollo, cazzo pollo. Vabbè, Michele. Michele. Ma no. proprio da te stavo andando, capito? Thank you. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Ma io che stavo da bot, che stavo da bot. Sentite a me, sentite. Qua, qua dobbiamo capire un po' come evitare il tutto, diciamo. Perché è un po' quel cavolo di braccio? Cazzo. Grande, troppo grande. Ecco qua, adesso, 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 vedi quando si sposta. Sta a bucchinar. ma come uso la super così? Che no! Proprio. In faccia mi è arrivato. Io mi sposterei. Cazzo! No! No! Ma resisti! Attento, no! No, no! Oh, mica! Cioè, non siamo andati avanti per un cazzo! Pensavo fossimo più lontani. Abbiamo resistito. Ah. Feed the poor, eat the rich. È buono il rich. Piace anche a me. Ok. Ci sono. Ok. Andiamo? Ah, apposta, ha fatto lei. Ah, mi avevi un bel po' di BMS. Aspetta che avevo troppo ridere. Ah, niente. L'ha fatto sorridere. Tu fai sorridere le persone, Bea. La tua gioia porta gioia. Beatrice, mai una gioia. No! Che alto! Capo! Non penso proprio! Capo, tu non puoi disattivarmi i sound alert, vero? Che è troppo alto, mannaia! Ma scusa, ma le altre volte che le riscattavo mica era così alto! Faccio più, vi giuro, così sound. Addio, beh. Ma Cristo, vabbè. Non ce la facciamo. Grazie. Qua. Ti prendere il braccio, però. Ho capito. Thank you. Thank you. Fly Emenenda. Oh. Oh. Oppala. Oppala. Ma perché sì? No, non è vero. Bea. Cazzo. Ne è buchi. Posso farlo solo io, che inculato, vabbè. Ma, mamma mia, che culo. No, non ce la faremo. Come sai? Non ci credi abbastanza. Sta faccia è merda. Avevi le cuffie al massimo? Ma io non ce la voglio, veramente, raga. Scusa un attimo. Però scusami, no? Dico io. Gli alert, sound alert. Proprietà. Ma mi sembra strano. Perdo un attimo, un minuto almeno. C'è questo problema. Ma è capace pure che mi dimentico per quello. Non voglio dimenticarmi di queste cose. Go brr. Vediamo così. Dovrebbe andare meglio così. Devi usare più, di più gli attacchi pesanti. Non aspettare sempre la super.
Bro, e che cazzo sto cercando di fare? Sto cercando di sparare. No. Forse sei di Twitch stesso, sì, ma essendo un'estensione, no. Devi entrare praticamente nel profilo per farlo. E vabbè, uccidiamo prima sto pezzo di merda il prima possibile, guarda, perché è veramente stufato. Lo sformato dello sformato. Ecco. Beatrice. No. Bea. Bea. Come cazzo hai fatto? E poi hai preso il coso viola, Lo sformato della sformato company. Bravo, Samu, che cogli sei citazioni. Quanto cazzo lo volevo mangiare quel coso? Ai. Oppala! Delicious. No, no, questo cazzo. Non accetto. No, ma vaffanculo. È al centro, rosa. Ma vaffanculo a me. Ma vaffanculo veramente. Aha, interessante. Psicopatico. E mo? Ok, Bea, ce la possiamo fare. Cazzo. La stronza. Angulo. Troppo londa. Ci sta. No, non ce la posso mai fare nella vita, no. La posso mai fare. Ah, in questo senso questo intendeva Giorgio. Ma vai a fare il culo, dai, ma da fuori. Da fuori me la fa. Sembrava buono e appiccicoso, proprio perché era appiccicoso. Anche se io odio le cose appiccicose, onestamente. Mi piacciono le cose appiccicose, Bea. Generalmente no. Sono quelle dolci, quindi. Sì, ma sono appiccicose, fanno fastidio. No. Ma mi danno molto fastidio. Vai. Bea, no! Piegato, che non faceva. E no, ho preso pure io danno. Vabbè, ma non lo gabbiatini, Bea. Sì, quel senso. Ma mi conviene usarle là allora. Oh. Oh. Vabbè, questa è la volta buona, lo sento. Abbiamo preso un bordello di danni. No, ti prego, ricomincio. Il famoso cazzotto dietro le orecchie. Io Galapagos, non me lo ricordo sta cosa. Io stavo facendo vedere a Bea tutto Leone e Cane Fifone. Però ci siamo fermati presto. Mannaggia, lo devo far recuperare tutto. Non mi ricordo se aveva visto quell'episodio di del Gobbo. Quello è bello, quello è veramente. Quello ti ha fatto piangere a me. Cazzo. Comunque non c'è modo per recuperarli, cioè dovrei comprare i miei cofanetti incompleti su Amazon. Allora, ho preso due danni inutilmente, perfetto. Ma come mi sta su cazzo sto scemo di merda? Quello è mio. Ok. Niggas. Ho perso una vita da scema. Ci sta. Bene. Ci sta sugli alberi le foglie. Marogno. Non detemo. Disgraziata. Granda sporcata tu. Tieni. Spopovic. Ma scopri più anche sopra. No, coglione! Ma che palle, quando ti tolgono le piattaforme però, eh? No, eh? Ok? Oh! Becca, no! Ah, ti salvo io! Grande! Thank you! Vai! La buffiamo! Va bene. No, stavolta era Giovanni quando insieme ad Aldo c'è Giovanni, ma mai dire gol in generale non ce l'ha, poi facevo i sardi. Ah, non l'avevo capito, non lo so. E quella era la sua citazione. No, io da bambino non vedevo Aldo, Giovanni e Giacomo alla Jalapas. Vedevo i cartoni e basta. Come adesso, uguale. Ho cambiato. Oi. La sto. No, vabbè, ma come ho fatto a pre. No, No, mi rifiuto. Beh, resisti. Ce la fa. Insieme supereremo qualsiasi ostacolo. E questo è il gioco che ci sta insegnando, sai?
No, ti faccio rivedere il libro di Tixu. Diario, quello che cazzo. Oh no! Hola, amigos! L'amore! Una bucchina, ma. È come ci. Niente, la faccio. Oh. Oh! Oh! Ma sembra mia mamma quando si incazzava e prendeva la cucchiarella. Uguale. No. Ma ti voglio bene. Liscio. Ho preso. Altre palle, beh, altre palle arrivano. Le mie palle vanno. No, i triangoli. Adesso più facili i triangoli, però. No, non l'avevo considerato. Ma sei proprio. No, ma se quello appare lì. Davanti a me. Io lo ci devo fare. Mannaggia Cristina d'Avena. No, quella non è Cristina d'Avena. Cristina d'Avena è più carina. Pazzo. Ah, stai dicendo che è brutta allora l'ape. No, è carina. Non è vero, è brutta. Non mi piace. Però è strano. Com'è strano? In che senso strano? Definisci strano, Bea. È un mostro, poverina. Ah, lei si trucca pure. Si mette il rossetto per apparire più carina. Non abbassarla. Una coniglia abbassata. Vabbè, uno più uno, una vita, che vuoi che sia, no hit proprio devo fare. Pazzo! Strozza! Sei lì. Ma porca troia, è caduto, stronzo, è saltato. Quelle sfere che ti lancia sono per. Lo so. In realtà lo so. Solo che non lo faccio, ho paura. Comunque non fate bit sitting. Un bit sitting quello che è. Io ce la faccio. E poi già l'ho giocato sto gioco. E l'ho vinto, l'ho finito, tranne dir sì. No, bravo, posso farlo. Ho preso già danno, però. Bravo. E tu sei comunista, beh. Ma. Come macchia, no, beh. No, per cosa ho fatto danno? Non è passato da nulla, è venuto da qualche punto. Stava tornando a casa e noi l'abbiamo ucciso. Lo stavamo aspettando la famiglia. I genitori, le cose. Vabbè. Ma io stavo andando bene. Io no. Vale. Ma non è vero, avevi poche vite pure tu. Tu via. Abbiamo cominciato male con sto stronzo. Poi questo è solo un fastidio, non è difficile. Il gioco non è difficile, è solo fastidioso. Capetto, no, beh. Potevo non salvare. Ma l'hai fatto. Questo è mio. Come devi fare sempre così? Cioè? Così come, perdona. Che ho fatto di male, mo? A parte vivere. Maronnami. Poco non prendevo la percoca, beh. La percoca. Uh-huh, la percoca. Vabbè, una vita, vedi? No, il triangolo. Sciamaroce. Ti ho preso. Porca di quella puttana. Grazie per aver perso una vita per me. L'ho presa. Quasi. Però ho preso un Perry lì. Per farti. Per salvarti voi. Wow, qua è facile. Che bello. Dobra. Vabbè. Oh, oh. Attento che Bea fa la napoletana e ti ruba le vite di Rio. Oh, oh. Cosa vorresti dire che i napoletani rubano? Attento a quello che dici, ti. Attendo. Bea per. Cazzo. È un Perry. L'ornitoringo. Aiuto. Ho ancora due vite. Non devo far morire Bea perché sennò si ruba la mia vita. Non mi piace. Cazzo in culo. Vabbè. Ho detto io, vabbè, non si ruberà più la mia vita. No, perché non morirò. Non morirò. Esattamente, beh. Io come la colpisco, mo sta stronza? Vedete? Sì, io l'ho succato tutto. Di là. Maronne glacé. No, ma proprio tu muri proprio nei pozzi peggiori, guarda. Cazzo. Panico. Panic at disco. Maronna mi. Ah, mamma. Stai lì. È facile dirlo. No, magari. No, stronza. Ma vuoi morire, bastarda di una coniglia bastarda? Cazzo. Ma non potevo farlo prima. Anna! Ma Anna! No! No! Ma no! Basta! Vai! Sei bravo! Sei sopravvissuto!
No, che gioco di... questo è un gioco di me. Cavolo. Hai un po' d'acqua, bisogna di acqua. Quella è la mia. Capito perché è un gioco di merda? Perché perdi. È un gioco dove perdi. È un gioco di merda. Non vale la pena. Non vale la pena, signori. Ce la facciamo? Sono 11. Sono le 11. No, non sono ancora le 11. Oh! Oh! Ma cosa abbiamo fatto fino a mo? Due il secondo boss della serata. No. Ammazza. Oh. I Dark Souls dei running. Ecco, bravo, Samu, bravo. Vedi che capisci tu. Però alla fine è vero, è difficile. Dark Souls è un gioco difficile. Ma quindi Dark Souls 3 è il Dark Souls dei Dark Souls? Com'è la cosa? Giusto per capire. Non ridere, beh, non fa ridere questa cosa, è un pensiero che sto cercando di condividere con le persone per capire un po' come funziona il mondo dei videogames. 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 Da grande sarò così. Ehi, aspetta, lo sono già. Attento. Beh, attento. Cazzo, ma dai, ma questo prima di schiattare ha lasciato un'altra di bomba. Ah. Arrivo lì. Beh, ha capito il moveset dell'astro. Oh, poveresta. Non fa ridere. Sta stronza che mira sempre a me. Mira, che bonito. Oh, oh, oh. Ma che... sono arrabbiato, ma... è concentrato. quello succede quando gli fai spoiler. Cazzo. No! Le Figaro. Sto succando. Anche io. Oh, Terry, buonasera. Ma questo invece... no, questo prima come lo sentivate come sound, questo del gatto? Buonanotte, Samuele. Tesoro mio. Mi raccomando, spero che veramente ti riuscirai a riprendere il più presto possibile, perché non meriti di stare così una merda. Ecco, appunto. È molto più forte. Ma tu stavi leggendo? Non stavo leggendo, stavo rispondendo. Oh. Mentre c'era questa fase. Ho letto quando c'era l'altra cosa. Non ti preoccupare, riesco a farlo. Sottoscrivo il feedback di prima. Cioè, nel senso... che adesso si sente meno? Non si sente forte. Dai, ho abbassato il volume, cazzo. Ma vaffanculo a me. No, io non accetto di prendere danni in questa parte. Sono ridicolo. Io sono ridicolo. Questo film è ridicolo. No. Vaffanculo, vabbè. Restart. Ma cazzo, ma porca puttana. Ho preso 3 danni. Torna un po' più. Guarda sopra la comunicazione. Ma io non sentivo la comunicazione. Ai. Vabbè. Vabbè. No. Guarda sopra la comunicazione. Ah, ok, già va meglio, dici. Ok, ok, grazie, Samu. Ok, quindi potete usarli senza problemi. Ma le postate sono diventate uno scettro. Ma anche io voglio sto potere. Comodo. Le porti in giro, via. Vai, Emenenza. Frate, mi cacca tu, cazzo. Ma no, come cazzo fa? No, ho skillato, ho skillato. Il loro. Pochino. Ma lo vado sul stronzo. Ok, ok, ok. Buono, buono, bea. 9 vite a te insieme. Oh, cazzo. Beh, addio. Le strade ci separano. Ma non per sempre. Sono confini immaginari. Cazzo, sono una capocchia. Perché volevo fare il coglione. Volevo fare. Volevo ballare. Vabbè, ho preso 2 danni. Mamma mia, io mi odio. Io sono la persona che più odio al mondo. Maledetto. Scema di merda. Che ridi. Che ridi. Cazzo. Cazzo pollo. Cazzo pollo. Bam. Peaches. No, mi puoi fare un cazzo col sullato al latte, con le macchie. Super goloso, super cremoso. Oh, oh, oh. Ma ce la facciamo, me lo sento. Vabbè, va per schivare quello. Non ho fatto male. Perfetto, ti ho protetto.
Come prima dopo? Un occhiotto. Ok, beh. Ma vuoi? Ma vuoi? Cioè, adesso va leggendo un cazzo di... Oh, signore. Dario, cazzarola di Buddha. Ok, no. L'abbiamo perso. Non è vero. Abbiamo perso, cazzo. No, vabbè, ma c'è un buco, c'è lì, dai. Vabbè. Dio, ma che caffo mi fai migliorare la richiesta con i punti? Quale richiesta con i punti? Ah, devo pattare Bea. Sì, pat pat, Bea. Pat pat. Pardon, raga, ma non li vedo, non li sento. Io non sono onnipresente, onnipotente, onnisciente. Ecco, era l'altra cosa. Ah, ma spaccima della gente, la sapete? Marò, senza vedere. Era una volta buona prima. Abbiamo sprecato un'opportunità grossa, Bea. Questa come le mani di Gianni Morandi, mannaggia. Che ha lodato quell'uomo. E sto gatto soprattutto. Mamma mia, si vede che ti piace Shark Tale, frate. Sei un pezzo di merda. La regina ride come... La regina di Deltaland. C'è una regina su Deltaland? Pazzo! Guarda il piripicchio e piripacchio. Ah, vabbè, proprio la capocchia pure io. Che scocchia. Ma sono morto. Come è giusto che sia. No. Ogni Sharon. Quasi. Posso neanche rubarti la vita, che è una. Ma per bollire così tanto il miele dovrebbe essere bollente. Vabbè, beh, suicidati, dai. Stavo scherzando. Stavo scherzando. Ciao, ciao, zuccherino. Questo miele non fa per te. Come ti permetti, brutta cesta? Guardi, io sono un necromante per il prezzo giusto aiuto. Il prezzo... Ah, il prezzo giusto, volevi intendere. Il correttore è stronzo, pure tu. Io mi metto qui, tranquillo. Vabbè. Mi sto impegnando a non prendere danni. È pericoloso fare quella cosa che abbiamo fatto, sai? Perché se salti poi vai giù. E infatti molte volte prendo danno così. Mi faccio cogliere. Ma porca troia! Ma vai, vaffanculo. Dai, dai, dai! No? Ma come ho fatto io a essere così idiota? Oh, sto scrivendo senza occhiali da vista. Ah, hai gli occhiali tu. Ciao. Ma perché faccio sempre le stesse strozzate? Ricominciamo. Ma minchia, hai 4 vite tu. Oh, ecco. Che porto sfiga, Bea? Sfiga vero? No. Beh, non perde altre vite, perché me ne devo rubare uno almeno. E dai, che cazzo. Non fare lapide. Ma da là! Oh, è confuso. Oh, amore. Andy. Ciao. No! Ho preso. Ma troppo... vabbè, culo, come facciamo qua, boh? Guarda che coglione. No. Sono morto. Ma cazzo. Ora puoi aiutare. No, però. Non dove mi andare. Non facciamo una testa insieme. No. Da Dario, ma secondo te se la Cuccarini rinascesse a Napoli nella prossima vita si chiamerebbe Lorella Cucchiarella? Io prima o poi devo il coraggio di bannarti. A me per 5 secondi. Ma proprio minimo. Beh, il modello ha 4 occhi per un motivo.
ce l'ha loro quindi dietro. Non pensavo, pensavo fosse semplicemente estetic proprio. Azz. Non lo sapevo, no, serio, non lo sapevo. Sì, sì. No, no. Bea, ti prego, no. Non farmi male, Bea. Non sei il tuo dito guida. Ok. Erano scunnacchiati. Passo. Stai cagando un po' sotto a me. Ho ucciso un dipendente così a caso. Vabbè. T'ho visto più pure. Panico. Rondami. Niente, due coglioni. Bong, sei nuovo il bong. No. Ma come fa? Ma scu- no, no. Caputta, no, è stato difficile. No. È così, il dono della vita, vero, spray. vabbè, in culo ai lupi. Oh. Caro, no. Maremma. Ok, forse siamo alla prossima fase. Sì. Decisamente. Pace esso. Madonna mia. E poi capivi pure là ti... Grazie. Aiuto. Non so dove sono. Scusa. Guarda, proprio. Proprio da. No. Ma stronza di merda che sei. Vai a fan. Riti, riti, che tua mamma fa i gnocchi, fa i gnocchi con il sugo al pesto. Ma vuoi morire, brutta troia? No, vabbè, ma scusami. Io veramente non capisco perché mi dovete ammorbidire le palle con i sound a caso, poi, tra l'altro. Proprio uno dietro l'altro. Siete incredibili, siete incredibili. Sto nervoso, perché non posso perdere in questo modo. È ingiusto sto gioco. Non è meritocratico. Meritocratico, ecco, la parola corretta. Ah, ecco qua. L'ho detto, ok? L'ho detto. Basta. Ma veramente ho preso... No. No, basta. No, ricomincia. Ma, come si... Come ti permetti? Vai via. Aia. Vabbè, due vite già. Vabbè, ma devo fare tutta. Devo fare tutto in no hit, cazzo. Porca puttana. E chi doveva seguire se non me? Tostro. Vabbè, sì, però, E via. Aia. E via, grandash cunnacchiato. Ecco qua, lì. Becca di sto succo. Ci credo. Sto già una vita. Bea, sto sucando. Sono morto, Bea. È la volta buona. Per. È la merda. Odio sto gioco. Il fatto che la canzone prende e non ti fa morire appena si toglie e prendi mi dice molto e non... E non ti fa voi appena si toglie perdi. Ah, non prendi. Mi dice molto. E poi non è a caso il memino come sfondo. Evidentemente mi ha deconcentrato. Mi ero preso bene con la canzone. Finita la canzone mi sono deconcentrato di brutto. Perdonami, ma perché c'hai un cuore?
No, ce ne avevi due. Ma questo indebolisce. Tu dici di... Prova a fare questo. E cambiamo, che devo dire, anche se non c'è bisogno. Dusciuli lupi. Però faccio più danni così, quindi magari acceleriamo un po', che dici? Però leggermente, capisci? Nonna mia. Oh, subito, easy peasy. Ah, però io ho tre cuori, ma culo. How much boccate? E buchino, io. Ma l'ho scatarrata tutta in faccia, l'ho scatarrata, sta cessa. Madonna mia. Maron classe proprio. Yeah. Madonna, ho preso danno. È proprio brutto qua cercare di far sopravvivere l'altra persona. Che stanno queste cazzo di piattaforme che... Porca puttana! Vabbè. Dicevo giusto. Come? Vabbè. Mi fa schifo. No, dobbiamo battere l'altro boss. No, andiamo a dormire. Tipo, no, che dobbiamo farlo, andiamo a passo. No, che stanca. Beh, non c'è tempo per stancare. Ecco, niente. Pure, si doveva pure buggare un po' il controller. Ce l'ho io con lo stronzo. No, oh, morì. Dopo. Io l'ho evitato e tu l'hai preso. Ok. Andiamo a cessa da dove esce? Da qua? No! Ma perché ha fatto il dash? Sto pezzo di... No, ancora. Ancora sono stupido, sono stupido. No, ho perso un'occasione dorata. No, d'oro, dorata. Però non è ancora dentro l'ultima. Ecco qua. Cazzo, però ho solo due vite, mo. Le vite qua sono preziose, mo. No, dai, ma... Ma ero, non ero nella traiettoria, ma stai scherzando? Angulo, abbiamo perso. L'abbiamo perso. Dura di meno così. Chess. Pecca di sto trapezio. No. Dove sei? No. Non volessi sapere pure di Teresa. No. Ma che due coglioni. Mamma mia. La faccio chiù. Hai tirato una testata al missile sopra. Sono un po' una capocchia. No, beh. Siamo sulla buona strada. In breve è inscenato tutto Batman quando volò fuori dal ring con la mia cassaforte tirata dalla buca di Bugs su Multiversus. Mi pento tantissimo di aver clippato post live quella cosa. Una perla spettacolare. Io ti odio. Non è possibile che si giochi, tu sei troppo forte. Ok, basta. Mo ci mangiamo i colombiani. Beh, mi dicono i miei conterranei. Ci mangiamo. Però non so perché si dice mangiamo in Colombia, però vabbè. Cioè, quando dici ci mangiamo, vuol dire che guarda, li distruggiamo, siamo più forti, vinciamo easy. Per i colombiani non so perché i colombiani. Cioè, i napoletani piacciono i colombiani, penso, possibile. Questa è la lore dei napoletani. Michele? Dammi un bacino. Michele? Ok. Easy. Nuova fase. Oh, guardate quanto sono un bucchino.
Ah, che schifo, che schifo. Mi sembra molto crunchy. Come Crunchyroll. Attento! Paura, Botto fratum! No, no, qua ce la facciamo bene. Direttamente. La palla, la palla, la palla, la palla che mi segue. La palla che mi fa due palle. Due palle tanto. Oi. Oppala! Che ti credevi che sono stupido? Eh? No, che cazzo è? No! No, vabbè, però sono capocchia. No, ma ho preso due danni come un coglione. Cazzo. No, per... che? Volevo salvarti, vabbè. No! Napoli... no, non vedo, ma perché non mi mette... Ah, le mani, ok. Non mi mette le moto su OBS, su tutto proprio. Ce la faccio, ma poi... dura poco. Cioè, se prendi danni è un casino. Cioè, devi stare lì fino alla fine senza prendere danni, così. Prima scappo. Sono cordato. Ok, fuori. Perfetto, perfetto. Oh, 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 mod. Ma guarda come ce li metti in culo sta stronza. Ma dove l'ha messo? Vabbè, ma tu. No, non, non così giocare sporco, eh. Mario. E beh. Che c'è? Che oh! No. E poi non prendi la vita. Vuoi che la prendo? Eh? La cazzo. Prendo? Che vuoi? Madò. Che faccio? È stato inutile. Caputtana. Sento che tornano indietro i pugni. No, ma che palle quando faccio le super così. Che gioco di merda. Che gioco di merda. Come disse il grande LMS. Why we armor if I am not bringing on getting hit? Perché indosso armatura se sto giocando non prendo. Infatti non ha senso in quel caso. Che tanto il danno comunque lo prendo. Anche se non ti uccido. Effettivamente. Tosto vai sulla velocità. Difesa, non lo so. No, difesa non sta con cazzo comunque perché prendi danno. Te la giochi sul non prendere danno. Agilità, ecco, sempre agilità. Molto bene. Nel mio cuore forse. Che dire, signori? L'abbiamo preso nel culo. Come al solito. Quando mai? Gioco in merito pratico si chiama. Ma io perché sto di qua a sparare al cazzo? Oh, perfetto. Ma dai! Ma ammazzati! Ma che cazzo va? No, no. Non lo accetto, Bea. Non lo accetto. Ti sei arresa. No, no. No, no, no. No, 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 vediamo. No, non posso prendere. No, io non posso prendere danni in que... Ma dillo lo stai giocando a posto, però. Cazzo. Magman, beh, tirati parti l'autobecco, per favore. Che schifo. Ti succhia la cannuccia, che schifo. L'autobecco. L'autobecco, sai che vuol dire il becco? L'autospompinamento. Quello. In napoletano si diceva fammi un becco, eh? Quando si diceva fammi un becco. No, mi sto cacando tutto mo, eh. In napoletano ci sono molte parolacce. Ma dove cazzo sei, Bea? Lo so. Ma smetti di uscire fuori dalla traiettoria. Ma lo stiamo facendo a posto, mo? Mannaccia, che... No, ma no, però scusa, ho perriato, dai. Ma c'è il Xenon. Cosa fa? Triangolo. Oh. No. No, Luca. No.
uno ancora. Oh, oh, oh. No. 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 Ma posso fare noi hit qua? Se no qua, dopo. Vabbè, ah. Facendo democrazia come su Helldivers 2, ma che cos'è? Tipo troppo una cosa lento. La storia degli Stati Uniti d'America che vanno a esportare la democrazia un po' in giro per il mondo. Helldivers, però già l'ho sentito. Ma vabbè, stanca, si vede. Beh, resisti, resisti. No, 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 ma fa, perché ormai capì, abbiamo imparato le cose, capisci? Un po' una sconfitta non arrendersi, cioè arrendersi, non arrendersi. Resisti, Beatrice! Ecco qua, Bea, ti vola! Attenta che c'ho spuntone! Madonna mia, Bea, ho avuto paura per te io. Che ti hai fatto? Perché? Stai trollando? Che cos'era allora quel coso? No, era preventivo. Preventivo? Carichi? È bello che poi quando ti fai male prendi poi il bonk proprio. Oh, oh, oh. Ui, ciao, ciao, cara. Come stai, bel? Triangolo, triangolo. Cazzo pollo. Cazzo pollo. Non subito la tastiera a sinistra qua. Però così è più facile, va. Cacca. Ma come ho preso danno? No, ma fanculo. Vabbè, siamo all'ultima fase, beh, resisti. Io penso che mi spari. No. Dai. No, non va bene. Non lo so. Te ne pentirai, dici. Così difficile su via. Ah, cazzo. Che poi capisco, sto prendendo meno vita adesso che prima. Ah. No, no, no. No, no, no. Baby, va. Dopo. Turno dopo, baby. Quando ormai è partita. La partita. Gioca la partita, vinci la fatica. Trucca la partita, Yu-Gi-Oh. Non lo so, Bea, non lo so, ti stai... Oh, no. E lei sta in basso a sinistra, sta affogando nel miele. La troia. Ready? Wall up! Danza futuro. Oi, oi, oi. Oppure il gatto che fa... Oi, 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 oi. Sto bear. Ok, 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 attendo i spuntoni. Vamonos. Vamonos. Oh, attendo, oh, vedo che l'ho ben merdo, che arriva così. Pongo fine alle tue sofferenze, zio. Lotta al capitanismo. No. Ma che cavolo. Vabbè, non ho bisogno di questi trucchetti da strapazzo. Ah, vado là, va. Oh my god, cazzo. No, ma guardala, ma come, ma cioè, me le piattaforme le prendi come un cazzo. Ma guarda quando non le puoi prendere. Ma vaffanculo. Io odio sto gioco. Lo odio. Dai. Ah. No, ma perché faccio sempre le stesse stronzate? Okay. Forse siamo all'ultima fase. Dai. No. Dai. Ma che pezzo di merda. Tronza. Ma io ti odio. No, ma di già. No, sei una cornuta sei. Sei una cornuta, tuo padre non ti ha mai voluto. Oh, no. Beh, prendi la vita. Porca troia. Non lo fa. Opzione. Ho fatto. Ah, al contrario. Ah, mi hai fatto.
Ma non trivia. Ah, giusto. Mi hai un attimo deconcentrato. Sì, cazzo! Sì, cazzo! Stronzo di merda! Basta! No, basta, ciao, Cicchio. Aspetta, io tutto questo lo faccio pure da solo. Volevo morire. Amore mio. Amore mio. La prendi come un cazzo? Complimento, insulto. Dipende dai punti di vista, signor. Dai, facciamoci un percorso. Regina Mielinda. Ma i nomi mi fanno morire qua dentro. Perché c'è qua? Ah no, giusto, tre punti interrogativi. C'è la spiaggia. Ma che è? Betty Buffo. Se mi servono consigli, se volete mettere qui i masnadieri con l'acqua alla gola. Intanto usate tante armi diverse. Non tutte le armi hanno il medesimo effetto su tutti i nemici. Ci vuole varietà terricoli. Lo dico io e lo confermo. Terricoli è tipo un nome carino per dare del terrore, no? Capito? Ah, questi sono i pirati. Questo è il pirata che ci provo con la sirena nella serie. Ma davvero? Mi pare di sì. Questa è la città famosa dove ogni tanto vanno a fare casini e portano distruzione ovunque. Ah. Questa è la strada Vette Ariette. Viette. Per Vinci, quel Wolfgang, per esprimere i motivetti da due note ne usa 10. Non hai idea di cosa voglia dire meno e meglio? So che convenite con me, cercate di persuaderlo. Se gli parlo io, fa orecchie da mercante. La Wolfgang, cos'è qua? Batticuore demolitore, Mark Ingegno. No, ho capito che è Mark Ingegno, mamma mia. Stronzo, dove cazzo sto? Ciao Bea. Ciao Bea. Ciao Bea. Il teatro. Tapperuglia, no, questo non me lo ricordo. Niente butterfly. Ludwig vi ha tediato con quella bagianata del meno e meglio, vero? È lui. Continuate a parlare con quel babbeo e potrete dire addio all'udito, altro che fatte avvisate e mezze salvate. Oh boy, oh boy. Oh boy. Oh boy. No, perché lei sta più in mare e tu sulla terraferma. Ma chi aspetta? Mi serve lo sparo arancione da... Non me lo dire! Tanto me lo dimenticavo. Non me lo devi dire! Lo faccio a modo mio! Vieni a darmi un bacetto. Beh, siamo fratelli in questo gioco, lo sai, vero? Non mi toccare, viscida. Vieni qua. Peccaminosa. Peccatrice. Non mi tocca. Beh, ma fa un... Aiuto! Aiuto! Violenza! Toma la mamma! Oh, scorreggio! Fatto la cacca. Ok. Vabbè, direi di staccare qua, dai. Andiamo qua. Beh, chi raggiamo stasera? Io che cazzo... No, io voglio vedere. Solo vedere. Madò, lo odio questo. Vabbè, ormai siamo qua, facciamolo. Qua siamo da Hercules, beh. Wow. Cucchine, mamma. Go, brr. No, questo è difficile, io lo dico. Però mi sa che dobbiamo fare prima. Aia. Ah, bucchiamo. Ah, quelli ritornano, si strugge. Niente, sono morto. La morte negli occhi. Cucchini. Oh, se lo facciamo al primo colpo. Oh. Quasi. Esploso. Perché poi c'è questa piattaforma. Mado. Wow. Ma che carino quel draghetto. Sì. Ugaz. Va bene così. Quasi. Quaglia. Cosa? Non ho capito niente. Va bene, andiamo a chi raidare. Beh, attento al DVD, al Blu-ray di Gatto di Coni Stivali, ti distruggo se me lo spacchi. È prezioso, lo sai. Allora, raidiamo. Piace, sei donne su Minecraft, che dici? A posto. Che cazzo è Shrouded? Lo sta portando il burro. Mm.
Ma Drakchan sta facendo la live con Rockstar insieme. C'è Aoid Chan. Con fumettando cibi. No. Merivs su arte. Non so, ricambiamo il ride di ieri di Merivs, che sta continuando il disegno di Zelda. Il nuovo, survival open world. Che bello l'open world, è molto divertente giocarci. Sicuramente tutto il tempo libero che ti rimane della vita lo useresti soprattutto per gli open world. Che fai? L'Instagram. Ah sì, lo sai che ci è arrivata la mail per... A me è arrivata la mail per il mega quando che devo fare cose. Buona serata gente, arrivederla Noè. Hai battuto i boss? Bella. Ci hai superati? O sei andato avanti? Bella. Oggi beh, è stata una live comunque piuttosto complicata, complessa, difficoltosa. Non eri, non eri al 100% delle tue forze, evidentemente. Cos'è che ti ha spinto ad essere un po' così ma non è debole? Niente. E allora sputagli in faccia. Comunque, detto ciò, io vi mando da Marie, vi so ricambiare anche il Roidozzo. Ricordate che vi voglio bene. Ci vediamo domani sera con la serata horror. Beh, se io domani urlo, non mi devi rompere le palle, capito? Ma intanto ti rompo nei vicini. Non fa niente, non mi passa il capo. Perché se urlo una volta ogni tanto, non è che faccio come sono nervi che. Che ho gli attacchi di panico. Magari potessi fare chi? Così. Sono nervi. Chi è? Quello degli horror su TikTok. Il ragazzo là, che sembra tipo palermitano, ma sta a Milano. Non lo so. Vabbè, ok. Quello che ho capito, le armi sto macinando. Vabbè, macina. Perché il caffè. Vorrei dire che la prossima volta si farà one shot tutti i boss della zona. Beh, oddio, siamo vicini al boss finale. Beh, siamo da Satanazzo. Cioè, Satanazzo ti aspetta, Ce la possiamo fare. Mamma mia, no, tu non hai idea. Che cazzo fai? La mia ciabatta, Bea. Non prendi le mie ciabatte. Come ti vedi? Vorrei... Vabbè, comunque, ci vediamo domani sera per arte. Per horror. No, arte. Ciao, gatto. Vado che corri. Ci vediamo. Amore. Che bellissimo. Carina. Detto ciò, vi ringrazio tutti quanti per la compagnia per questa sera e ringrazio Asietta per la 15ª resub di quest'oggi, fatta oggi in diretta TV del canale, diretta streaming. Aiuto. E niente, vi voglio bene, mi raccomando, fate i bravi, ma lasciate un followino anche a Marius e ci vediamo domani. Bea, può fare così, buenas noches. Hola. Sei d'oro? Donna Cicco. Pisellico. Vea, non sbadigliare in faccia alla gente. Porca miseria, bastardo. Beh.